En 1966 nace en Roma la ILA, el Instituto Ítalo-Latinoamericano, una organización que debe su creación y fundación al entonces ministro de Exteriores Amintore Fanfani, que quiso crear un puente sólido entre Italia y los 20 países de América Latina. Países amigos desde siempre y socios estratégicos que con sus 600 millones de habitantes aproximadamente hoy representan el 9% de la población mundial y el 10% del PIB del planeta. En más de 50 años de actividad, la ILA ha acogido más de 500 conferencias internacionales. Ha mantenido encuentros con más de 57 jefes de Estado. Ha promovido numerosos programas de formación profesional. Ha realizado exposiciones y actividades culturales. Y en los 10 últimos años ha desarrollado proyectos por 30 millones de euros, dando su aportación en cada sector prioritario para cada uno de sus países miembros. Este gran trabajo ha sentado las bases para una relación sólida y productiva entre Italia y América Latina. Una relación de confianza y cooperación que continúa creciendo y renovándose también en el ámbito europeo, donde ILA promueve el fortalecimiento de la alianza birregional para seguir recorriendo, junto con todos y cada uno de los países miembros, ese camino indispensable hacia un crecimiento equitativo y sostenible. Ahora nos esperan nuevos retos. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental trabajar juntos y alimentar un diálogo constructivo a través de redes internacionales capaces de hacer frente a los nuevos retos y de crear nuevas oportunidades para el futuro. Perfectamente alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Empieza aquí el nuevo camino de la ILA, hacia un mundo más equitativo, un camino común basado en la colaboración, en el diálogo y en el respeto de la multiculturalidad. El futuro nos espera y la ILA está preparada para acogerlo como protagonista. Altis è l'alta scuola impresa e società dell'Università Cattolica, dove dal 2005 formazione, consulenza e ricerca sono al servizio di una cultura manageriale responsabile per lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità è per noi la sfida di integrare e conciliare aspetti sociali, ambientali ed economici nelle politiche aziendali. Per un'azienda, essere sostenibili significa mettere al centro la persona, e contribuire a una crescita armoniosa nel lungo periodo per la società, l'ambiente e gli azionisti. Formiamo imprenditori, manager e professionisti del presente e del futuro attraverso master, programmi di alta formazione e corsi. Ci rivolgiamo a imprese, istituzioni e terzo settore. Offriamo consulenza a imprese e organizzazioni per integrare la sostenibilità nelle strategie, per misurare e rendicontare l'impatto socioambientale. Esploriamo aree di frontiera della conoscenza sui temi del management e dell'imprenditorialità sostenibile. Adottiamo un approccio scientifico che affonda le sue radici nell'attività di ricerca dell'Università Cattolica. L'orizzonte del nostro impegno è il mondo. Siamo presenti in Africa, Sud America e Asia con progetti di formazione e consulenza a forte impatto economico e sociale. Altis è innovazione e crescita. È bene comune progettato e integrato in aziende, istituzioni e territori. È sviluppo consapevole e responsabile. Benvenuti. Vi ricordo ai presenti e a quelli in remoto che questo è un evento collaterale, un side event della Pre-COP 26, che anticipa la 20ª conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Quindi iniziamo i lavori del patto, iniziamo adesso i lavori del patto per il Gran Chaco. L'evento è stato voluto dall'Associazione Museo Verde con la collaborazione
dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, del WWF Italia e dell'Ambasciata di Argentina e del Paraguay. E do il benvenuto in Università Cattolica anche a nome del magnifico rettore. Poi è possibile che più avanti, durante i lavori, intervenga la persona che è responsabile per l'Ateneo dei temi relativi all'ambiente e alla sostenibilità. Do il benvenuto a nome del Rettore ad Antonella Cavallari, Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, a Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Esteri, benvenuti, a Roberto Manuel Carles, Ambasciatore dell'Argentina, e a Roberto Megarejo, Ambasciatore del Paraguay. Seguiranno gli interventi di Isabella Pratesi, Direttore della Conservazione Internazionale per il WWF Italia, e di Gerardo La Francesca, che mi ha convinto a cooperare con questo progetto, per l'Associazione Museo Verde, che presenterà appunto il progetto Patto per il Gran Chaco. Nel programma distribuito potete poi verificare la struttura di tutto il pomeriggio e della giornata di domani presso l'Università di Padova. Oggi iniziamo, ma domani si continua. Io vi rubo solo qualche minuto per una riflessione sui temi breve, sui temi della sostenibilità. Oggi parlano tutti di sostenibilità, oggi è di gran moda parlare di sostenibilità, però spesso si dimentica che il termine ha moltissime sfaccettature, non è solo l'ecologia è estremamente importante. Ma non è solo quello, gli obiettivi di sviluppo sostenibile elencati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quelli che noi chiamiamo ESG, sono 17, non riguardano solo l'ambiente. Il primo fra i 17 è la lotta alla povertà, l'ottavo è promuovere una crescita economica duratura, inclusiva, sostenibile. Il dodicesimo è garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. L'ultimo, il diciassettesimo, è rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. E questi punti sono centrali per i lavori di oggi, in particolare questi ultimi quattro. I lavori di oggi e domani a Padova saranno utili solo se concreti, solo se volti a definire progetti fattibili per lo sviluppo del territorio di riferimento. Io sono il direttore di ALTIS, l'Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica. È una scuola di business con un nome strano, Impresa e Società. La scuola è nata nel 2005 in base a un'intuizione legata agli 8 obiettivi del millennio, stabiliti appunto dall'ONU, antesignani degli attuali ESG. La missione di ALTIS era ed è una, quella di favorire l'imprenditorialità e il management per permettere uno sviluppo sostenibile, per aiutare uno sviluppo sostenibile. Siamo convinti che si possano costruire progetti, e qui ci sono dei begli esempi, in cui la sostenibilità ambientale e sociale siano compatibili fra di loro, anzi favoriscano, incrementino il ritorno economico derivante dall'investimento. Ritorno economico e sostenibilità non sono necessariamente in conflitto fra di loro. Negli anni 70 gli economisti, Milton Friedman, uno dei padri delle scienze economiche, economista più liberista, se volete, uno dei grandi guru della scuola di Chicago, affermava che the social responsibility of business is to increase its profits. Punto. Da 15 anni noi insegniamo ai nostri studenti e spieghiamo ai nostri partner che è proprio il contrario, che è proprio il viceversa. Imprese attente alla responsabilità sociale e ambientale sono quelle che alla fine esibiscono ritorni economici migliori. Ne abbiamo tantissimi esempi, adesso non cito, ma ce li abbiamo tutti quanti nella mente.
E questo vale anche per le istituzioni non profit, dove il profitto è un bene, perché può essere reinvestito nello scopo sociale. Non è che una non profit non deve fare profitti, deve farli, se no vuol dire cattiva gestione, deve farli e investirli per lo scopo sociale. È solo questo che garantisce il successo del progetto nel medio-lungo periodo. E perché sia possibile porre in essere progetti virtuosi in termini di sostenibilità economica e ambientale, occorrono due fattori insieme. Il primo è concretezza nella progettazione. Occorre progettare tenendo conto delle condizioni di contesto, di dove si è collocati. Contano le caratteristiche del territorio, contano la cultura, contano i saperi tramandati nel tempo. L'introduzione di tecnologie moderne serve, è necessaria, è imprescindibile, ma va coniugata con il contesto socio-culturale. L'introduzione tout court di un corpo estraneo può infatti generare solamente anticorpi. Occorre poi la sperimentazione di idee imprenditoriali che, se di successo, e ne ho visti io nei lavori tra oggi e domani, se di successo possono poi essere replicate su una scala maggiore in contesti affini. Io poi amo le sedie, quindi quando sono entrato ho visto quello, ho detto quella lì me la compro prima o poi. Affinché le idee si trasformino in progetti di successo, occorre però un secondo fattore, la collaborazione stretta, la sinergia fra i soggetti interessati. Coinvolgersi attivamente nella coprogettazione è una condizione necessaria, perché uno sviluppo senza deforestazione di quel territorio, che poggi su alternative economicamente percorribili e competitive, sia possibile. Valorizzare le risorse attualmente sottoutilizzate nel Gran Chaco è condizione perché lo sviluppo del territorio sia effettivamente sostenibile. È possibile se si collabora nella concretezza. Il successo dei lavori di questi due giorni dipenderà proprio da questo. Grazie e cedo la parola istantaneamente alla dottoressa Cavallari, che ringrazio ancora. Grazie veramente professore e grazie soprattutto per questa introduzione così puntuale, oltre che per l'ospitalità in questa sede meravigliosa che devo confessare non avevo il piacere di conoscere, ma tornerò a visitare, veramente splendida. È importante avere la collaborazione delle università, così come la collaborazione delle imprese e fare rete. I concetti che lei ha espresso non li vado a ripetere, quindi dico altre cose rispetto a quelle che avevo pensato di dire. Lei ha toccato tre punti fondamentali. Uno è quello della concretezza. La sedia è lì, la vediamo, è concreta, quindi ci siamo. L'altro è quello delle reti, del sostegno e dell'impegno da parte di tutti per far sì che la tematica ambientalista non sia quello che dice Greta Thunberg, bla bla bla. Dobbiamo delle risposte ai ragazzi e non solo a loro, e non possiamo rispondere bla bla bla. Quindi il secondo aspetto importante della sua introduzione è proprio questa dell'impegno di tutti. E poi c'è il perché di questo progetto, quindi il perché dell'America Latina. Anche lì lei ha accennato a delle ragioni che possono spingere verso determinati progetti in modo che quello che si fa a favore dell'ambiente sia contemporaneamente anche a favore della crescita e non ci sia questa dicotomia crescita-sviluppo o quello che va bene per l'ambiente va male per il profitto. No, ci sono delle ragioni di questo progetto in particolare che spiegano perché si sta facendo questo tipo di ragionamento in una regione come l'America Latina. Quindi a questo punto quello che posso fare io è intanto spiegarvi la ragione della mia presenza e del coinvolgimento dell'istituto che ho l'onore e il piacere di rappresentare oggi. L'ILA è un'organizzazione internazionale che riunisce
l'Italia e i 20 paesi dell'America Latina. Quindi la nostra mission è quella del ponte, è quella di favorire proprio la creazione di queste reti a cui si riferiva il professore. Facciamo rete tutti i giorni, facciamo rete in tutti i campi, vorrei dire, perché non solo nel settore socio-economico, ma anche in quello tecnico-scientifico, ma anche in quello culturale, nel settore delle piccole e medie imprese. Quindi abbiamo, diciamo, una organizzazione che mette insieme le conoscenze e le capacità italiane e latinoamericane, perché? Per raggiungere degli scopi. Innanzitutto per rafforzare le relazioni fra di noi, la conoscenza reciproca, ma anche per produrre, e qui richiamo il concetto di concretezza, perlomeno soprattutto in questi ultimi anni, per produrre qualcosa di concreto, dei progetti concreti. Sul fronte dell'ambiente, l'ILA, da quando ho iniziato il mio mandato, una settimana prima del lockdown, un tempismo devo dire, e quindi prima della pandemia l'idea era già quella di improntare tutte le nostre azioni e renderle un contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi io ho sempre voluto che tutti i nostri progetti fossero in qualche modo collegati o rispondenti a uno o più degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli che sono immediatamente collegati allo sviluppo e alla crescita sostenibile, proprio perché la regione ne ha particolare bisogno e proprio perché l'America Latina è un serbatoio di ricchezze naturali impressionante. Noi abbiamo avuto il piacere di viverci per tanti anni della nostra vita, di conoscere molto bene praticamente tutti i paesi della regione e io continuo a sbarrare gli occhi di meraviglia di fronte a delle cose veramente notevoli. Quindi è un patrimonio, una biodiversità unica che va preservata, e va preservata sia perché è giusto così, è un imperativo categorico kantiano, sia per questo, ma anche perché è economicamente sostenibile ed è quello che poi il progetto dimostrerà con fatti concreti. Quindi io volevo un po' darvi un'idea del perché ci è piaciuto questo progetto e l'abbiamo sostenuto sin dall'inizio, proprio perché si inquadra in quella che è l'azione, il core business dell'ILA, soprattutto in questi ultimi anni. E poi perché è proprio nostro compito favorire queste reti, questi collegamenti. Dopodiché il progetto ha coinvolto personalità, istituzioni, associazioni. Isabella Pratesi è veramente una colonna, il WWF è una colonna e quindi la ringrazio particolarmente, ma ci sono, è proprio questo lo spirito che noi, che a noi piace e che vogliamo coltivare. Mi spingo a dire che per noi questo progetto è diventato un modellino che sta ispirando anche altri progetti. Io anche ad altri dei nostri collaboratori dico: cercate di fare non come il Museo Verde, che è impossibile, però avvicinatevi perché quello è quella è la via da percorrere. Quindi noi abbiamo sostenuto, sosteniamo e sosterremo con molta convinzione questo progetto. Ringrazio naturalmente il direttore generale della cooperazione allo sviluppo, Giorgio Marrapodi, che è collegato online, perché ha creduto e crede nell'ILA e quindi ci consente anche di scegliere i progetti da appoggiare. È una cosa molto importante questa, la nostra sinergia, la sinergia fra questa organizzazione internazionale e il Ministero degli Esteri fa sì che praticamente l'Italia sia sempre presente in America Latina, sia accanto ai nostri amici latinoamericani, con il sostegno proprio del Ministero, quindi della collaborazione. Aggiungo molto rapidamente, per chi non lo sapesse, che noi tra l'altro eseguiamo anche progetti finanziati dall'Unione Europea, perché siamo ente di cooperazione delegata per l'Unione Europea, e anche lì ci andiamo a scegliere quelli che sono più coerenti con la nostra mission, quindi ultimamente anche in ambito appunto di sostegno alla trasformazione, alla transizione ecologica.
Io non vorrei rubare del tempo ai lavori, quindi vi lascio e credo che la parola sia all'ambasciatore. Dunque, allora sono stato... Voglio solo un attimo solo ringraziare prima di chiudere i due ambasciatori che ci accompagnano, perché la cosa veramente importante è che questo progetto sia stato concepito e continui a svolgersi proprio mano nella mano con le autorità locali. È fondamentale il coinvolgimento delle autorità locali. La presenza qui a Milano dell'ambasciatore Melgareco e online dell'ambasciatore Carles è una dimostrazione evidentissima di questo. Li voglio veramente ringraziare perché non hanno mai fatto mancare il sostegno né a questo progetto nello specifico, ma neanche all'ILA in generale. Tra l'altro l'ambasciatore Melgareco è il nostro presidente pro tempore, appena rinnovato per altri 2 anni, quindi questo pro tempore sta diventando, querido Roberto, muy largo, con mucho gusto, te lo dico. E per cui veramente ringrazio ancora tutti. Dunque, il programma prevede Giorgio Marrapodi che... Sì, no, sono stato istigato ad impossessarmi del microfono, cosa che faccio volentieri. Intanto devo ringraziare il segretario generale dell'ILA. Voi non sapete come stava questa mattina. Il fatto che lei sia arrivata qui è intanto una dimostrazione lusinghiera della stima e dell'interesse che ha per quello che facciamo, e poi una ennesima dimostrazione delle sue straordinarie capacità di recupero. Vorrei ringraziare molto brevemente anche il professor Moramarco che ci ospita in questa prestigiosa sede. Quello che è stato detto finora dal professor Moramarco e dal segretario generale è perfettamente in sintonia con quello che noi stiamo cercando di fare. Ecco, vorrei che fosse chiara una cosa: noi tentiamo, bisogna provarci, bisogna tentare di sfruttare l'effetto rete che chiamava, che evocava il segretario generale. Bisogna mirare ad una sostenibilità di tipo ambientale, sociale ed economica. Bisogna tenere presente quali sono i ritorni economici, perché se noi non mettiamo in moto delle dinamiche economiche rischiamo di realizzare esercizi di corto respiro che possono andare avanti per un po', ma poi si esauriscono. Dunque, a questo punto io darei la parola all'ambasciatore Roberto Manuel Cartes, ambasciatore dell'Argentina in Italia. Lasciatemi ringraziare anche lui, oltre all'ambasciatore Melgareggio qui presente, presidente dell'ILA. Devo dire, sono due personalità dalle quali ho avuto incoraggiamento, ispirazione, un appoggio che definirei affettuoso in questa avventura che oggi sta facendo un importante passo in avanti. Bene, allora cederei la parola all'ambasciatore d'Argentina Roberto Manuel Cartes. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ringrazio per questo invito, per questa opportunità. Semplicemente voglio far arrivare il mio saluto a tutti voi, all'Associazione Museo Verde, che quando ci ha presentato il suo progetto per il Gran Chaco, noi abbiamo deciso di sostenerlo sin dall'inizio. Perché veramente si tratta di un progetto che ha come scopo custodire una delle zone più preziose del nostro paese, della Repubblica Argentina. Non solo una delle zone più preziose dell'Argentina, ma anche il secondo ecosistema più importante di tutta America Latina. E lo dobbiamo fare, sicuramente non ho un'alternativa che ripetere quello che è già stato detto, lo dobbiamo fare tenendo in conto la possibilità di coniugare la sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica e i diversi scopi che ci sono. Dobbiamo evitare certamente di cadere in queste false contraddizioni che di solito contrappongono sviluppo
di sostenibilità ambientale con sviluppo economico. L'Argentina è ancora un paese in sviluppo e ha bisogno di aggiungere valore alle sue materie prime. Credo che questo progetto sia un primo passo per iniziare progetti concreti di sviluppo e vorrei, come è stato detto prima, che questo incontro servisse per questo, per andare avanti, per intraprendere progetti concreti di sviluppo sul nostro territorio. Progetti che, come dicevo prima, devono cercare di compatibilizzare sostenibilità ambientale, rispetto per i popoli e le culture originarie della Repubblica Argentina, che ci sono tante, particolarmente nella zona del Gran Chaco. E terzo, e non per quello meno importante, aggiungere valore alle nostre materie prime, in particolare al legno, a prodotti che possono essere utili per la produzione farmaceutica e anche per il turismo in quelle zone. Questo è un progetto molto interessante, un progetto che ha interessato anche il governo argentino, che noi sosteniamo dall'inizio e vogliamo accompagnare nei passi successivi, convinti di che c'è la possibilità di coniugare sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. E poi, conoscendo bene quali sono i bisogni di sviluppo economico e produttivo della Repubblica Argentina. Quindi soltanto io voglio salutare tutti voi a Milano e augurarle un buon lavoro in questo incontro e per domani a Padova. Grazie. Grazie di cuore, caro ambasciatore. Le tue parole sono importanti, aggiungere valore. Ecco, il valore. Noi cerchiamo il valore aggiunto che è ambientale e sociale, ma è anche economico. Credo che a questo punto chiedo alla regia, qui voi non lo sapete, ma noi abbiamo uno stuolo di tecnici, una cabina di regia potentissima all'opera, che sia il momento di far passare il messaggio del direttore generale della cooperazione allo sviluppo, ambasciatore Marrapodo. Anche a lui vanno i miei sentiti ringraziamenti. L'ambasciatore Marrapodi, quando andai a trovarlo più di 2 anni fa, ha avuto una fiducia che mi sembra stiamo cercando di ricambiare con dei fatti concreti. Desidero ringraziare l'Istituto Italo-Latinoamericano, ma anche l'Associazione Museo Verde, il World Wildlife Fund Italia, l'Ambasciata dell'Argentina e quella del Paraguay, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'invito di oggi organizzato per la salvaguardia del Gran Chaco, il secondo ecosistema più grande dell'America Latina. La cooperazione italiana, che è impegnata da anni nei progetti per la salvaguardia dell'ambiente, ha finanziato numerose attività per preservare gli ecosistemi e valorizzarne l'enorme patrimonio culturale. Dal 2015 le iniziative della cooperazione italiana allo sviluppo, che includono obiettivi ambientali, sono state oltre 780, con un finanziamento totale approvato di oltre 1,4 miliardi di euro, ed è nostra intenzione continuare con questo trend positivo. La cooperazione allo sviluppo svolge indubbiamente un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Agenda 2030. Investire in essi significa investire in crescita, benessere, inclusione, resilienza. Investire soprattutto in settori come l'agricoltura, che sono fondamentali sia per i mezzi di sussistenza che per l'ambiente. In tale ambito l'Istituto Italo-Latinoamericano rappresenta per la cooperazione italiana un partner formidabile per la tutela dell'ambiente in America Latina. La relazione dell'Italia con l'Istituto ha solide radici storiche e continua a nutrirsi anche oggi di proficui rapporti di cooperazione per lo sviluppo. Tale rapporto nasce innanzitutto dalla condivisione di principi e valori tra l'Italia e i paesi latinoamericani. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, l'importanza del ruolo della donna nella società, la crescita inclusiva e soprattutto la tutela dell'ambiente. In tale ottica la cooperazione allo sviluppo, tramite i suoi contributi volontari, ha accolto con grande entusiasmo l'Agenda Verde proposta dall'Istituto Italo-Latinoamericano, contribuendo alla realizzazione di progetti che abbracciano
vari settori di sviluppo, ma sempre impegnati nel contrastare il degrado ambientale e gli effetti del cambiamento climatico. Oltre a vari progetti di sviluppo agricolo, la cooperazione italiana ha finanziato anche il progetto Città Verdi, che ha l'obiettivo di affrontare le principali sfide ambientali per il miglioramento della qualità della vita delle città latinoamericane e di attivare un sistema virtuoso di economia sostenibile. In tale contesto abbiamo quindi deciso di contribuire al progetto Museo Verde, un progetto che confluisce oggi nel Patto per il Gran Chaco per mettere in moto processi di sviluppo alternativi alla deforestazione. Una gestione intelligente delle risorse naturali, ambientali e culturali del Gran Chaco, che vanno protette e valorizzate in quanto fattori di sviluppo, potrà sicuramente generare un reddito in un contesto di sostenibilità. La cooperazione italiana allo sviluppo rinnova pertanto il suo impegno in una delle sfide più grandi dell'era moderna, che può essere affrontata solo in un contesto di sviluppo sostenibile. E l'evento di oggi, gli sforzi di oggi lo dimostrano. Bene, credo che adesso posso passare la parola all'ambasciatore Roberto Margareggio, che è ambasciatore del Paraguay, un paese al quale mia moglie e io siamo rimasti fortemente legati. Roberto, io ho l'orgoglio di considerarlo un vero amico e devo dire che è stato il primo al quale ho accennato con qualche perplessità di questa idea di creare, all'inizio si parlò di alleanza, poi ci fu il suggerimento della parola patto, di una convergenza che coinvolgesse vari paesi dell'area. Lui non solo ha capito immediatamente, con una lucidità e una lungimiranza ammirevoli, ma mi ha dato sempre consigli, aiuti, appoggi e incoraggiamenti. Roberto, prego. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar en español, pausadamente, como para que me comprendan todos. Primeramente, me gustaría agradecer, además de felicitar por esta magnífica idea liderada por el Museo Verde en la persona de Gerardo Lafrancesca, que es mutuo el afecto que nos tenemos, además de considerarlo una persona con una tremenda capacidad y visión de futuro. Así también felicitar al ILA, en nombre de la secretaria general Antonella Cavaradi, a WWF Italia Isabella Patresi, a la Universidad Católica Sacro Cuore, al director de Altis, el profesor Vito Moramarco, que nos acoge y recibe tan generosamente, a la cooperación italiana, al embajador Marrapodi, que siempre estamos contando con su colaboración. Por supuesto, a mi colega, el embajador de Argentina, Roberto Carles, que nos acompaña y tenemos una visión clara de que queremos proteger y darle un desarrollo sustentable a nuestro Gran Chaco. El Chaco para el Paraguay y para los paraguayos representan un conjunto de sentimientos diversos que podríamos resumir en un sentido profundo de pertenencia. Y nos sentimos orgullosos de nuestro Chaco. Es una región extremadamente árida en su gran parte, muy poco habitada hasta hoy día. Recordemos que fue escenario de no menos de hace 100 años de una guerra con un país hermano como Bolivia. Todo eso hace que el paraguayo sienta profundamente el Chaco, aunque a veces en forma idealizada y poco concreta. En América Latina y en particular en el Cono Sur, nuestra historia, cultura, medio de vida están íntimamente ligados al medio rural y al sustento que de ellos obtenemos. Nuestras sociedades se desenvuelven a partir de la relación con la tierra, con la crianza de animales
y con los ciclos de la naturaleza. Recordemos que representamos la mayor región productora de alimentos en el mundo, con ejemplos de producción sustentable. El desafío a corto y mediano plazo es afianzar la producción sustentable y reemplazar el uso irracional de nuestras riquezas por actividades de mayor ingreso económico para nuestros campesinos y también para nuestros pueblos originarios. Es aquí donde el Gran Pacto por el Chaco adquiere valor. Queremos que por medio de este proyecto nuestros pueblos desarrollen cada vez más una explotación racional y sustentable. Debemos favorecer mecanismos de fortalecimiento de políticas y transferencia de tecnologías, contribuir con capacidades a fin de efectivamente democratizar la sustentabilidad. ¿Por qué la iniciativa Pacto por el Gran Chaco interesa al Paraguay? Porque se inscribe en la línea estratégica del Paraguay para convertirse en potencia verde en el mundo. Su riqueza en recursos naturales, la abundancia del agua dulce, con el acuífero guaraní, la reserva más grande de agua dulce en el mundo, hace de Paraguay uno de los países que satisface su demanda de energía con energía 100% renovable. No es un dato menor que el Paraguay es el mayor productor per cápita y el mayor exportador de energía eléctrica limpia y renovable del mundo. Paraguay produce 2.300 millones de megawatts por hora, con lo cual evita el uso de más de 440.000 barriles de petróleo por día, y con ello la emisión de 88 millones de toneladas de dióxido de carbono. El desarrollo de mi país tiene como horizonte la construcción de una economía sustentable y sostenible. Volver a la tierra, usar sus recursos naturales en forma sostenible, puede garantizar al Paraguay no solamente satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, sino también jugar un papel significativo en el mundo. Esta iniciativa que promueve la salvaguarda y el desarrollo del Gran Chaco constituye al mismo tiempo una nueva ocasión para saldar una deuda histórica que desgraciadamente compartimos con todos los países de Latinoamérica hacia nuestros pueblos originarios. Estimados amigos, promotores del Pacto por el Gran Chaco, le quiero manifestar que desde la Embajada de Paraguay en Italia facilitaremos los contactos y promoveremos el proyecto con todos los órdenes del gobierno, con el sector privado y con la comunidad científica de nuestro país. Buen trabajo. Muchas gracias. Bene, credo che a questo punto è prevista la proiezione di un breve video, sono pochi minuti, ma credo che diano un'idea abbastanza chiara, no? Di quello che è il Gran Chaco e di quali sono le sue potenzialità. Il Gran Chaco è una pianura immensa. Dopo l'Amazzonia costituisce la più grande massa forestale dell'America Latina. Un vero polmone per il nostro pianeta, un argine al fenomeno del riscaldamento globale. Da sempre vivono qui miriadi di piccole comunità indigene che, sparse tra le diversità del territorio, si muovono in perfetta armonia con l'ambiente. Nessuno meglio dei nativi conosce l'ecosistema del Gran Chaco, che include migliaia di specie animali e vegetali, in parte ancora da scoprire e classificare. Il loro studio potrà portare nuovi elementi per il progresso scientifico e medico.
Il Gran Chaco quindi è un enorme scrigno che racchiude straordinarie risorse, legnami unici, rare essenze vegetali, forme animali speciali e le antiche sapienze dei popoli indigeni. Il tutto si sviluppa in un ecosistema benefico e potente che si oppone ai cambiamenti climatici del pianeta. Per preservare il Gran Chaco e la sua funzione benefica per noi tutti, bisogna creare modelli di sviluppo capaci di competere sul piano economico con la deforestazione. Si tratta di valorizzare le risorse disponibili, limitare le emissioni di gas serra e distribuire con più equità il profitto. È l'altra via, quella di generare ricchezza senza impoverire il patrimonio boschivo. L'associazione Museo Verde percorre proprio questo cammino per salvaguardare e sviluppare l'ambiente e le culture indigene del Gran Chaco. Una rete di piccole strutture in ampliamento è già presente nelle zone più recondite dell'area. Inizia da qui l'attività di sostegno concreto al territorio e alla sua cultura. Questo grande altipiano è completamente vergine, non c'è nessuna traccia di coltivazione. Attraverso progetti ad hoc, il Museo Verde rivaluta le conoscenze ancestrali delle comunità indigene, affiancandovi però metodi e tecnologie aggiornate. Un modello sospeso tra antico e moderno, che saggiamente rispetta la foresta e ne valorizza tutte le potenzialità di sviluppo attuali. Per dar corpo a questa strategia, il Museo Verde lancia il Patto per il Gran Chaco, un laboratorio per realizzare i primi progetti di sviluppo economico sostenibile. Cominciamo a conoscere ed utilizzare le straordinarie qualità dei legni tropicali. Invece di usarli come carbone per il barbecue, li mettiamo in produzione per farne mobili ad arredo d'alta gamma. Sviluppiamo anche la potenzialità delle essenze medicali, la distribuzione dell'artigianato etnico ed il turismo ecologico, includendo i popoli indigeni nel circuito produttivo. Per salvare il patrimonio del Gran Chaco ed i benefici che esso porta alla regolazione termica del pianeta, il Museo Verde progetta un modello di sviluppo che generi risorse economiche equamente distribuite, senza però intaccare la sostanziale integrità dell'ecosistema. Per generare benessere non è necessario distruggere l'equilibrio naturale. Sviluppo senza deforestazione è il cammino possibile. Che sia doveroso un ringraziamento a Francesco Vernata, che è l'autore di questo video, che abbiamo ovviamente concordato. Anche il suo è un contributo importante. A questo punto chiederei a Isabella Pratesi di venire qui, di prendere la parola. E il contributo del WWF è fondamentale. Noi siamo orgogliosi e lusingati di poter dire che abbiamo il supporto, l'incoraggiamento del WWF. Grazie. Grazie mille. Inizio con questa immagine che potreste dire: ma che c'entra col Gran Chaco? Ebbene, c'entra moltissimo, innanzitutto perché è una pioggia presa in un ranch del Gran Chaco. E perché l'acqua? Bene, perché noi vogliamo iniziare questo viaggio che ci porterà poi a raccontare il sogno del progetto e dell'alleanza
partendo dai problemi del pianeta, partendo dal cambiamento climatico, dalla crisi climatica e da come la natura sia connessa a questa crisi in tutti i modi. E l'acqua è proprio l'elemento cerniera, perché noi pensiamo sempre al cambiamento climatico come all'aumento della temperatura. Ebbene, non ci rendiamo conto che il cambiamento climatico sta portando un impatto sul regime delle piogge e quindi sull'idrologia del pianeta e quindi sulla vita del pianeta, perché non c'è organismo che non viva di acqua, non c'è organismo dall'uomo, i bambini, le piante, tutti hanno bisogno dell'acqua, e l'acqua è diventata una chimera perché in alcuni luoghi non sta più arrivando, pensate alle grandi siccità proprio anche del Sud America, dall'Amazzonia a scendere, le siccità in Italia, le siccità nel mondo, la desertificazione, sono tutti fenomeni estremi legati al cambiamento climatico che purtroppo sono legati all'acqua. Questo bene straordinario, prezioso, che ci fornisce la natura. Cosa più della natura è straordinaria? Entriamo nelle nostre case, apriamo un rubinetto e abbiamo quest'acqua che sgorga da bere. Ebbene, quello è il frutto delle foreste, quello è il frutto degli ecosistemi, è il frutto di un suolo fertile che può assorbire l'acqua e filtrarla per noi. Quando avremo perso tutto questo, non potremo che bere l'acqua dissalata degli oceani. E vi assicuro che mi è capitato in alcune situazioni dover bere quell'acqua, è un disastro. Quindi l'acqua per parlare del pianeta, l'acqua per parlare di un pianeta straordinario, tant'è vero che è l'unico pianeta in questo incredibile universo che ospita la vita, una vita che è cresciuta in 3 miliardi e 800 milioni di anni, costituendo uno dei sistemi più incredibili per funzionare e per poter accogliere poi anche la nostra vita. Un pianeta che però è drammaticamente in crisi. La crisi, quella che tocchiamo in questi giorni, guardate le nostre mascherine, è quella sanitaria, ma la crisi sanitaria è legata alla crisi del clima, la crisi del clima è legata alla crisi degli ecosistemi, tant'è vero che noi al WWF parliamo proprio di crisi ecologica, ecologica perché riguarda tutta la biosfera, riguarda l'atmosfera, riguarda proprio la nostra vita sul pianeta. E non so se è capitato anche a voi, ma io questo proprio in questi mesi mi sono sentita accerchiata dal cambiamento climatico. Ho avuto amici in Grecia che sono stati evacuati perché si trovavano in una di quelle isole stravolte dagli incendi. Ho avuto dei colleghi in Germania che erano proprio di quei paesi che sono stati sommersi dalle acque con vittime in maniera drammatica. Tant'è vero che dicevano, ma mai ci saremmo aspettati una cosa di questo. In Germania, dove tutto è pianificato, pensato, sono stati... Io nel mio piccolo abbiamo un'azienda che produce nocciole. Ebbene, questa azienda per la prima volta da 100 anni che produciamo nocciole, per le tantissime gelate, il pattern di gelate in primavera dovuto al cambiamento climatico, non raccogliamo neanche una nocciola. Quindi è veramente questo cambiamento delle dimensioni di tutti i tipi. Ma la cosa, il messaggio, se c'è un messaggio che io voglio lasciare con voi, è il fatto che la crisi climatica non è una crisi legata soltanto alle nostre emissioni di CO2. Quella è una componente importantissima, cruciale. Noi bruciando combustibili fossili stiamo riempendo l'atmosfera di un gas che crea questo fenomeno dell'effetto serra. Ma il clima sta cambiando, lo stiamo stravolgendo perché stiamo stravolgendo la natura. Il clima è fatto dalla natura, sono gli alberi che fanno il clima, sono gli oceani che fanno il clima, sono i suoli che fanno il clima, in una maniera talmente complessa e straordinaria che è difficile da raccontare, quindi è anche difficile da rappresentare alle persone, ai cittadini. Però pensate agli alberi come con la loro traspirazione, col loro scambio di vapore, con il loro trattenere l'acqua, abbiano un ruolo cruciale. E sappiamo che la deforestazione, distruggendo gli alberi, rende il nostro pianeta più vulnerabile al cambiamento climatico, ma anche amplifica il cambiamento climatico, perché niente più degli alberi, niente più delle foreste è il nostro alleato per stabilizzare il clima, perché loro lo fanno il clima, lo sa bene chi conosce l'Amazzonia. Ebbene, l'Amazzonia produce il clima per tantissimi motivi, perché l'Amazzonia appunto produce vapore acqueo, raffredda come un condizionatore il pianeta, ma anche pensate perché, e qui arriviamo anche all'acqua, perché produce il 20% di quelle acque dolci che arrivano negli oceani, che contribuiscono alle correnti oceaniche, e quindi le correnti oceaniche sono una componente essenziale del clima.
E tutto questo noi lo stiamo stravolgendo, perché stiamo distruggendo le foreste, stiamo amplificando l'impatto del clima, e a sua volta l'impatto del clima distrugge le foreste. Per questo lo chiamiamo proprio un circolo vizioso. Ma quando distruggiamo le foreste, non è che distruggiamo solo gli alberi, che sono comunque una rappresentazione straordinaria, ma la foresta è molto, ma molto, ma molto di più. Innanzitutto non esiste una foresta, esistono milioni di forme di foreste diverse, perché sono foreste le foreste mediterranee, sono foreste le foreste tropicali, sono foreste le foreste asciutte tropicali, penso alle foreste del Chiquitano in Bolivia, straordinarie. E dentro queste foreste, pensate, c'è l'80% della biodiversità del pianeta. E l'80% che è rappresentata, certo, da giaguari, tapiri, armadilli, ma soprattutto da insetti, soprattutto da invertebrati, soprattutto da organismi infinitesimamente piccoli che costituiscono il suolo, che permettono al suolo di rimanere fertile, che permettono alla vita di poter andare avanti. Ma non solo, pensate che le formiche sono un altro agente di stabilizzazione climatica. Perché? Perché le formiche, lavorando sul suolo e lavorando anche su tutta la materia, diciamo, organica, facilitano l'assorbimento della CO2, facilitano il fissarsi della CO2 nei minerali e nel suolo. Quindi sono anche loro un agente straordinario di clima, e quando distruggiamo le foreste distruggiamo anche questi organismi così importanti. Anche gli uccelli sono clima, perché gli uccelli trasportano i semi nella foresta e permettono alle foreste di rigenerarsi, e le foreste abbiamo detto appunto che sono il nostro alleato per il clima. E anche l'umanità, anche le comunità indigene che vivono nella foresta sono clima, perché loro vivono di quelle foreste, custodiscono quelle foreste. Penso una cosa che il WWF ha imparato negli anni, ma i veri custodi delle foreste sono le comunità che vivono dentro le foreste stesse. Non è uno stereotipo, è proprio la verità, tant'è vero che i territori indigeni sono il miglior modo di proteggere la foresta, ed è per questo che il WWF sta spingendo moltissimo nel loro riconoscimento, perché niente più di questa forma di collaborazione fra le comunità e l'ecosistema è importante e ci aiuta a fermare la deforestazione. Purtroppo a volte a prezzo della vita, perché sentivo qualche giorno fa alla radio quanti difensori delle risorse naturali delle foreste in Sud America muoiono ogni giorno per difendere quel bene, che sono beni dell'umanità. E poi chiaramente a noi piacciono gli animali anche grandi, anche i giaguari sono foreste, anche i giaguari fanno parte di questo sistema climatico. Ma cosa stiamo facendo? Ne abbiamo visto questa natura quanto è importante, quanto è cruciale per la nostra vita sul pianeta. Che cosa sta succedendo a questa natura? Allora ho messo questa immagine perché non sono dati del WWF, sono dati delle Nazioni Unite, quindi le Nazioni Unite sono ancora più credibili del WWF. Ebbene, le Nazioni Unite ci dicono che l'umanità ha seriamente alterato il 75% degli ecosistemi terrestri e il 66% degli habitat marini. Abbiamo cancellato l'85% degli ecosistemi umidi, pensate, quella rete di acque che rendeva il nostro pianeta così resiliente ai cambiamenti climatici. Abbiamo cancellato fiumi, abbiamo cancellato paludi, stagni, abbiamo cancellato ecosistemi cruciali per la nostra vita, per la produzione, per l'economia. Sappiamo quanto le zone umide producono beni e anche, diciamo, tangibili. E abbiamo messo a rischio di estinzione più di 1 milione di specie. 1 milione di specie è un numero enorme di questa ricchezza di biodiversità. E in che modo abbiamo fatto tutto questo? Dice, ma come? Ma io non ho mai tagliato personalmente alberi, non ho mai inquinato fiumi. Ebbene, pensate che il sistema alimentare è il più grande driver di perdita di biodiversità nel mondo. Noi, guardate questa immagine, abbiamo trasformato la biosfera, il pianeta, in un modo tale, anche questi sono dati delle scientifici, non sono dati del WWF, in cui oggi il 60% soltanto della biomassa dei mammiferi sono animali che alleviamo per alimentarci, il 36% siamo noi perché siamo stati molto veloci e capaci di riprodurci, gli animali selvatici, ovvero tutti quelli che abbiamo detto essere così importanti per la biodiversità, per le foreste, per la vita, per i nostri figli, sono solo il 4%. E allora, adesso guardiamo un po' alla parte, al Gran Chaco, perché quando parliamo di ecosistemi in generale,
è un po' generale, ma invece dobbiamo guardare a quegli ecosistemi che sono proprio gangli vitali della biosfera, e questi gangli vitali sono tutti gli ecosistemi del Sud America, dall'Amazzonia al Cerrado, al Gran Chaco, al Pantanal. È un sistema di foreste e di acque che, se esiste un pistone della biosfera che funziona, è lì, si trova proprio là. È proprio un pistone di trasferimento di energia, di trasferimento di ossigeno, di trasferimento di umidità fra l'atmosfera e il suolo. E tutte le volte che noi perdiamo un pezzetto del funzionamento di questo grande sistema, stiamo perdendo un pezzetto di speranza di poter continuare a prosperare sul pianeta come un'umanità. Vedete i trattini in rosso? Allora, innanzitutto la parte più scura del verde scuro è proprio il Gran Chaco, enorme, e quello verde chiaro, chiarissimo, è l'Amazzonia. Questo verde più scuro è più piccolo dell'Amazzonia, ma ugualmente è grande e ugualmente importante, perché è tutto un sistema. Cioè, noi lo vediamo, lo chiamiamo l'Amazzonia, il Pantanal, il Cerrado, ma è un tutt'uno, non esiste in natura. È come dire, funzioniamo col fegato, col cuore, no, funzioniamo tutto insieme. Quindi se noi distruggiamo il Cerrado, e guardate quanto ne perderemo fra pochi anni, se distruggiamo il Gran Chaco, tutto questo sistema crollerà, collapserà, supereremo quel punto di non ritorno che ci dicono gli scienziati essere molto vicini, per cui saremo tutti molto in difficoltà. E come lo stiamo facendo? Per produrre proprio quei suoli da coltivare, in cui allevare animali, in meccanismi assolutamente insostenibili. Il WWF non sta dicendo che noi non dobbiamo produrre, non dobbiamo avere un'economia vitale, non dobbiamo pensare a uno sviluppo che riguardi tutti e sia inclusivo. Sta dicendo che è possibile assolutamente farlo, ma non dobbiamo farlo distruggendo quelle che sono le radici della nostra esistenza, ovvero questi grandi ecosistemi. Si può, e credo che l'esperienza dell'Alleanza per il Gran Chaco lo sta dimostrando e lo dimostrerà sempre più, si può vivere, si può sostenere, si possono proteggere quei luoghi producendo, utilizzando le risorse naturali, utilizzandolo nel modo giusto, intelligente, senza sprecarle, perché anche lo spreco purtroppo è uno dei grandi fenomeni della nostra società. Ho quasi finito. Le soluzioni. Bene, io non ho messo una lista di soluzioni, ce ne sono molte, molte altre. È bellissima anche la rappresentazione dell'importanza delle reti che è stata data prima. Ebbene, sì, le reti sono quello, non soltanto le reti internet che ci consentono di comunicare, ma le reti di alleanze, le reti di persone che vogliono lavorare insieme per cambiare, portare avanti i cambiamenti. Oltre a questi ho pensato, sicuramente abbiamo bisogno di scelte di consumo più sostenibili. Ci sono alcuni prodotti che noi acquistiamo e consumiamo inconsapevolmente che hanno una responsabilità enorme sulla distruzione di ecosistemi molto importanti. Dobbiamo fermare la deforestazione importata, ovvero tutte quelle produzioni che entrano in Europa e vengono offerte ai consumatori europei senza che il consumatore sappia quanta distruzione abbia costituito quel prodotto, deve essere fermata a livello di regolamento europeo. Il WWF sta lavorando in questa direzione, stiamo facendo passi molto avanti, per fortuna ci sono anche aziende straordinarie che insieme a noi ci credono e ci stanno dando una gran mano. Io dico, questa è proprio una mia ispirazione, che dobbiamo iniziare a considerare questi grandi ecosistemi come dei beni comuni, cioè dei beni che non appartengono a una comunità soltanto, a un paese soltanto, a un insieme di paesi, appartengono all'umanità, e quindi tutti devono contribuire per conservarli. Gestione forestale sostenibile, ne parleremo più avanti, perché so che c'è Laura in collegamento che ci dirà delle cose molto interessanti, e poi l'empowerment delle comunità, perché come abbiamo detto le comunità sono la protezione, il futuro e la conservazione delle foreste, e se loro sono capaci e hanno gli strumenti, hanno le competenze per utilizzare al meglio quelle risorse in maniera intelligente, dando il giusto valore, credo che allora avremo fatto un enorme passo avanti. E qui finisco, non voglio rubare troppo tempo, quindi non parlo anche di quello che uno potrebbe fare un passo in più, ovvero tutta la parte di riforestazione, perché oggi proteggere quello che rimane del Gran Chaco, del Cerrado, dell'Amazzonia, del Pantanà non basta più. Non basta più, perché abbiamo distrutto già troppo. Bisogna iniziare a pensare alla riforestazione, a ricostruire quegli ecosistemi, per quanto difficilissimo,
ma facendolo noi possiamo produrre business, possiamo dare da lavoro, possiamo creare un'economia verde che è legata, anziché alla distruzione delle risorse, alla loro protezione, al creare natura. Creare natura può produrre nel mondo milioni di posti di lavoro. Il WWF l'ha dimostrato, se volete online potete trovare anche un rapporto molto interessante. Basterebbe deviare una parte degli incentivi perversi che vengono dati ad industrie distruttive che stanno distruggendo il nostro futuro sul pianeta e utilizzarli per ricostruire e ricreare natura, e saremo tutti sulla strada giusta. Grazie, grazie moltissimo. Metto per drammatizzare la vignetta di Altan perché mi sembra molto carina. Siamo tutti sull'orlo del baratro, goditi il panorama. Beh, noi non ci vogliamo godere il panorama, siamo qua per cambiare. Grazie. Grazie tante, Isabella. Grazie davvero, come sempre molto illuminante. Bene, io sono José Luis Risausi dell'ILLA e ringrazio prima di tutto la mia segretaria generale, Antonella, che mi ha incaricato questo. Era un rischio, due passionali messi insieme. Il passionale è un eufemismo, ma di più, però diciamo che cominciamo con due, no? Però veramente un'avventura meravigliosa. L'inizio chiaramente, però credo che c'ha tutte le premesse per crescere e per avere un significato reale nei termini che Isabella ci ha tracciato. Quindi adesso presentiamo il progetto Patto per il Gran Chaco. Io do la parola a Edgardo La Francesca. Sono i dettagli che fanno la differenza. Ma sentite, intanto io una cosa ci tengo ad esprimere ed è veramente contentezza ed emozione. Giustamente Isabella prima diceva che il problema ambientale non si affronta in un modo soltanto, questo è uscito anche da altri interventi, anche quello del segretario generale Antonella Cavallari. La verità è che per il problema ambientale noi non abbiamo trovato un vaccino, non c'è una soluzione, ce ne sono 10, 20, 100, 1000, forse centinaia di migliaia. Investe il nostro modo, il nostro stile di vita, le nostre priorità, e giustamente Isabella prima parlava di scelte di consumo, ma soprattutto nessuno può fare da solo. Noi abbiamo bisogno di istituzioni, imprese, ricerca scientifica e società civile. Tutti debbono e possono dare contributo. Il fatto che noi siamo riusciti qui a mettere insieme prestigiosi esponenti di questi quattro tipi di interlocutori, beh, mi dà un senso di soddisfazione. Dunque, io poi, pur temendone le conseguenze, penso che non darò seguito alle istruzioni di José Luis Risausi e non parlerò del Museo Verde. Non ne parlerò perché già ne sapete abbastanza e non parlerò neanche del Patto del Gran Chaco, perché cosa sia il Patto del Gran Chaco è uscito fuori in modo fortissimo è evidente dagli interventi che sono stati fatti finora. Quindi io non potrei fare altro che ripetere cose già dette con minore cognizione di causa e con minore autorevolezza. Quello che posso fare adesso, però forse di utile, è cercare di abbozzare il cammino che noi abbiamo iniziato. È un percorso, perlomeno finora, in tre tappe. La prima tappa è quella di oggi e non è, come dicevo prima, cosa da poco, perché il Patto per il Gran Chaco è uscito da un contesto puramente ideale ad un contesto politico, salvo poi passare a quella progettuale. Personalità così diverse hanno detto cose
viste da angoli visuali differenti, ma perfettamente, credo, convergenti. Quindi questo è già un grosso risultato del quale io sono veramente molto felice. Domani a Padova passeremo alla seconda fase. La seconda fase sarà quella di calare in un contesto progettuale queste idee così forti, così ben definite, che stanno prendendo forma oggi. Cercheremo di dar seguito alle indicazioni di concretezza che ci sono venuti da varie direzioni. La nostra strategia è quella di iniziare magari con piccole cose, piccole ma concrete. Lì c'è qualcosa che si tocca con le mani su quella, ma ne parlerò dopo, su quella pedana, e poi passare, maturando, elaborando le esperienze che si realizzano in questo contesto, ad un qualcosa di più ampio. Il 9 di ottobre inizierà la terza fase, perché noi cercheremo di essere disciplinati nel cercare di assorbire, elaborare, raccogliere e mettere in un contesto ben ordinato tutto quello che uscirà dalle prime due fasi, da queste 48 ore di lavoro che sono iniziate adesso. Insieme a Luca Ruggiu, che ringrazio di cuore, Luca, oltre ad essere un caro amico, oltre ad essere il cameraman, il fotografo e mille altre cose, è vicepresidente del Museo Verde, e veramente sta tirando fuori una serie di conigli dal cilindro incredibile. Noi partiremo per un viaggio di 4.000 chilometri nei tre paesi del Gran Chaco, faremo il giro di tutto il circuito, incontreremo esponenti di 6 comunità del Gran Chaco e andremo sul terreno a verificare in concreto quello che emerge, che sta emergendo. Vedo uno sguardo preoccupato in platea, quello che sta emergendo in questo contesto. Quale è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è intanto spingere avanti con le microprogettualità, perché questo ci dà la possibilità di sperimentare che quello che noi immaginiamo si può fare e come si può fare. E poi, e questo è il merito di questo signore che sta alla mia destra, pensiamo di far confluire tutto questo in un grosso progetto. Noi vogliamo costruire con cognizione di causa e basandoci su quello che saremo in grado di elaborare, sulle verifiche sul terreno, un grosso progetto per venire incontro alle esigenze di salvaguardia del Gran Chaco. A questo punto però forse è bene collocare tutto questo in un contesto più ampio. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare, come si colloca in un contesto internazionale? Noi siamo in un side event della Coppa 26, quindi insomma in un evento che evidentemente ha una forte valenza internazionale. Io credo che la persona più adatta, e gli cederei la parola a dirci qualcosa a riguardo, è Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefanini, che ha avuto importanti esperienze, ma con il quale abbiamo condiviso anche delle botte di libeccio in barca a vela e altre cose che e altre esperienze che poi come dire, danno una concretezza e una sostanza ai rapporti. È un carissimo amico, Stefano, con lui abbiamo sempre fatto i terzaroli al momento giusto. Stefano, ti passerei la parola. Grazie Gerardo, mi spiace di non poter essere lì con voi, e appunto questo dimostra che le esperienze fatte insieme non finiscono mai. Perché il patto per il Gran Chaco è importante, diciamo, in un quadro internazionale? In due parole la risposta è molto semplice, perché è un tassello o un mattoncino di quello che dobbiamo fare per contrastare i cambiamenti climatici. Isabella Pratesi ci ha fatto un quadro abbastanza drammatico, ma credo anche realistico.
della situazione. Ci ha parlato di quali sono le soluzioni a cui tende. Queste soluzioni rischiano di restare, come spesso accade in campo internazionale, declaratorie, tante parole e pochi fatti, se non si mettono in moto anche dei meccanismi che non partano dall'alto, non partono dalla COP26 o dal Fit per 55 dell'Unione Europea, ma partono dal basso, partono dalla gente. E il gran merito del patto per il Gran Chaco è di saldare gente, ambiente e fare della preservazione dell'ambiente e dello sviluppo economico, di uno sviluppo economico che deve essere redditizio e conveniente economicamente tutt'uno. Questa è una grossa scommessa ed è importante che in essa confluiscano non soltanto le comunità locali, non soltanto una ONG come il Museo Verde o come grandi ONG come World Life Fund, ma anche governi importanti come quello argentino e come quello paraguayano, speriamo anche altri, e il settore privato. E di questo so che parlerete poi dopo, avrete degli esempi anche domani a Padova. Se il Gran Chaco dimostra che il patto per il Gran Chaco dimostra che questo è possibile, e giustamente Gerardo parlava di trasformare, di passare dalla microprogettualità, da quello che un tempo si usava a dire small is beautiful, che sarà anche vero, però non basta in un mondo globale. Allora, se questo passaggio riesce, e il Museo Verde ha già fatto dei progressi enormi dal micro al medio e possibilmente al macro, allora diventa un paradigma di quello che può essere fatto anche in altri continenti, anche da altri paesi, e dimostra e dà un contenuto che viene radicato sul terreno, sulle comunità, sugli abitanti, alle grandi conferenze internazionali. È una saldatura indispensabile tra quello che il mondo si rende ormai conto di dover fare, quello che Greta Thunberg va predicando, e la capacità nostra, delle comunità e del settore economico, di realizzare. Questa è l'essenza del patto per il Gran Chaco, che va molto al di là del Gran Chaco stesso e dei paesi interessati, che però fanno da battistrada. Grazie. Grazie Stefano, questo è stato un intervento a due mani, d'altra parte ci siamo sempre scambiati i turni al timone, quindi questo è perfettamente in regola. Io chiederei adesso a Giorgio Morelato di due parole. Io voglio ringraziarlo vivamente, ringraziare lui, Franco Poli. Abbiamo parlato di questa sedia, quando è stato? 3 mesi fa? Ecco, allora vedete che si può, in tempi relativamente molto brevi, dare sostanza a un oggetto splendido, perché tanto per cominciare è una cosa molto bella, e questo credo che abbia la sua notevole importanza, che dimostra una cosa
molto semplice. Voi guardate quel legno Urundai, guardate che meraviglia, quella striscia più scura compresa fra due pezzi di frassino chiaro, quindi abbiamo un legno italiano e il frassino un legno del Gran Chaco del Sud America, è un messaggio di collaborazione molto, molto forte. Pensate che quel legno viene utilizzato per fare traversine di ferrovie, cioè centinaia di chilometri di ferrovie che sono state costruite utilizzando quel legno lì. Al posto si potevano fare milioni di sedie così belle, e però è possibile certamente non fare milioni, farne poche, ma ricavare lo stesso reddito, produrre la stessa ricchezza senza deforestare, che si ottiene con usi più impropri. Prima di passare la parola a Morelato, però devo ringraziare Gianni Cantarutti. In 3 mesi trovare un pezzo di Urundai adatto per fare la sedia del Gran Chaco non era una cosa tanto facile. Questo è un altro problema al quale ci dovremmo applicare. Dobbiamo riuscire a far importare quantitativi moderati di legno, però controllati, certificati, che non provengono da deforestazione. E Gianni Cantarutti, che ha una xiloteca, solo questo ne fa una persona straordinaria. Non credo, credo che molti abbiano un'enoteca, ma quelli che hanno una xiloteca non mi risulta che ce ne siano altri, ecco. Lui ci ha donato un asse di Urundai con il quale è stato possibile realizzare questo gioiello. Giorgio. Buon pomeriggio a tutti, io sono Giorgio Morelato e rappresento l'azienda Morelato, che storicamente è riconosciuta per la lavorazione di mobili in legno pregiato. Sono venuto a conoscenza del progetto dall'amico Luca Ruggiu, che ci conosciamo da parecchio tempo e condividiamo la passione per l'arte, ma anche e soprattutto per il mobili design. E lui mi ha parlato di questa foresta, di questi legni pregiati che purtroppo vengono distrutti, e lì cadeva sempre la domanda: ma perché non riusciamo a impiegarli, a fare qualcosa? Io nel mio piccolo ho dato subito la disponibilità a fare quello che potevo fare, insomma, per questo progetto qui. Poi ho avuto il piacere di questa videoconferenza di conoscere tutti i membri, le persone importanti che hanno partecipato, che si promuovono per questo, in particolar modo a Gerardo, Gara della Francesca, che è venuto anche a far visita alla nostra sede, e così a me ha fatto piacere anche poter mostrargli come nella nostra azienda conserviamo una collezione di oggetti preziosi che rappresentano questa nostra capacità, questa, diciamo, storicità di ebanisteria iniziata già nel dopoguerra da mio padre, che si è sempre appunto prodigata nella lavorazione di legni pregiati, cioè di esaltare il mobile con lavorazioni artigianali, ma l'impiego di vari legni. Poi anche ultimamente, da parecchi anni, anche collaboriamo con importanti design internazionali. Da quell'incontro è nato l'idea di creare un oggetto che potesse rappresentare un piccolo oggetto, un simbolo, un inizio, questo che poteva essere appunto l'uso di questi legni. Io ho suggerito, mi hanno poco coinvolto e ho partecipato volentieri a questo, ho suggerito di fare una sedia, perché giustamente nel mondo del design la sedia è quella che è il simbolo che rappresenta più, dà un maggior significato. Poi mi hanno chiesto se conoscevo un architetto che poteva disegnare, che ha sostenuto anch'io questo progetto, cioè ci voleva il progetto di una persona capace di creare, e ora a questa domanda io ho risposto subito l'amico Franco Poli, conosco da parecchio, ma soprattutto perché so che ha disegnato delle sedie bellissime, solo per quello, non c'era nessun'altra cosa. Siamo arrivati a definire questo progetto della sedia del Gran Chaco, poi con difficoltà abbiamo trovato questo legno Urundai, e nel frattempo io mi ero già mosso e ero riuscito a trovare questa in alternativa un legno sempre della foresta, perché noi, e penso come altre botteghe del mobile che lavorano, i nostri fornitori sono
sono i commercianti di legno, i legni, cioè ormai il legno viene distribuito con una certificazione e non come faceva mio papà, e io ricordo ancora che si proceda di qua. E poi metto la schiena, mi metto qua così. Io ricordo benissimo mio papà quando appunto sceglievano le piante, c'erano le segherie, le essiccazioni fatte a mano, poi i forni, e adesso anche da noi tutti questi terreni dove erano ricchi di piante importanti, la pianura padana adesso si coltiva tabacco, grano turco, frumento, adesso il basilico, adesso vedo che questa è grossa, che meno fa piacere sentirlo, è profumato. E siamo arrivati a questo, io sono molto contento del progetto che ha disegnato Franco, perché al di là dell'estetica molto bella, è un oggetto semplice dall'apparenza ma difficile nella tecnica costruttiva. Poi il fatto di aver trovato solamente un legno Lurundai, ma non era necessario fare la sedia, non bastava, e forse questo è stata anche l'idea e l'opportunità di averlo messo nel centro come un inserto che dà un maggior valore, affiancato invece da un legno di frassino, che questo sono i legni che derivano dalle produzioni programmate, cioè questi legni che grazie alle loro produzioni e alle coltivazioni che fanno non tanto in Italia purtroppo ma all'estero, tutelano le foreste, salvaguardano quella che è la piantagione, le piante, e danno un prodotto anche all'industria del mobile. L'industria in cui il prodotto in legno è sempre apprezzato, ha questa piacevolezza di tatto, di calore, tutte quelle cose che fanno sì che ancora un mobile in legno ha un grande pregio e valore. E noi in Italia siamo un paese che esporta e esporta in tutto il mondo questi mobili. Siamo arrivati a questo progetto e sono contento per il fatto che possa appunto trasmettere grandi valori nella sua piccola, nel piccolo oggetto, quello che è appunto il design, l'uso di questi legni nella speranza che si possa arrivare appunto a programmare delle piantagioni, e questo potrebbe essere una delle iniziative, mi auguro, la salvaguardia della foresta. E poi altri valori, credo anche economici, del fatto che potrebbero anche essere magari prodotte nel territorio di produzione, io non lo so come potrebbero essere, però sono contento del risultato che siamo riusciti ad avere. È tutto qui, insomma, io quello che volevo dire. Vi ringrazio molto per avermi coinvolto, ho partecipato con molto piacere a tutto questo. Tutto qui, vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro. Vi faccio una breve dimostrazione di come si chiude la sedia. E poi anche un altro particolare che ho saltato, io non sono abituato a fare interventi al pubblico, e mi sono un po' emozionato. La semplicità di questa sedia qua è la caratteristica che lei si piega in due fogli che poi vi mostro. Poi lui ci ha dato, il mio amico Franco, era questa la difficoltà di creare questa giunzione a scomparsa, senza l'uso di giunzioni meccaniche, e siamo riusciti a trovare questa soluzione facendo lo spessore di 13 mm. Abbiamo fatto una fresa di 3 mm e abbiamo messo una fascia in pelle. La pelle è un materiale che ha una grande resistenza, anche se, a dire la verità, potrebbe anche essere qui la sfida per la ricerca forse di qualche altro materiale. Io ci sto lavorando, nel mondo della calzatura usano dei prodotti che è un'evoluzione un po' a quello che è la pelle, e potrebbero essere usate dei materiali, molto resistenti a questa piega, che poi viene ricoperta dal legno, perciò la visione è solo di qualche millimetro di quello che è. Però la pelle ancora a me piace, perché è sempre una cosa naturale, perciò legno, pelle, la finitura è solamente una cera, un olio naturale, semplice, prodotto tutto qui. La resistenza ce l'hai, prova Franco, vediamo se cadi per terra. Io peso 95 kg, vero? 95. Ma questo è il primo collaudo che si fa? E adesso vi faccio vedere.
Tipo il baguette, tipo il francese con la baguette. Collaborano a fare una figura, una forma. Ma mi sentite lo stesso anche senza... Ah, ok. Allora, secondo me il concetto che porta questa sedia, a parte che si può piegare, quindi si appiattisce, ha una funzione, diciamo, è evidente, è che tutti i pezzi collaborano alla costituzione di una figura. E questo concetto mi piace molto, perché sta nel fondo del discorso che facciamo. Non c'è niente che non è essenziale nel pianeta per quello che riguarda la natura. Quindi, in più, lasciatemi dire, c'è qualcosa che è mancata nei discorsi, ed è la spiritualità. Enorme spiritualità dei paesi e dei popoli, del rapporto con la natura. Il rapporto con la natura non è economico, è spirituale, ragazzi, è spirituale. Se noi non recuperiamo questo concetto, questo legame forte, primario e come si può dire, non inesauribile, dimenticare, cioè non lo possiamo togliere di mezzo. Le popolazioni del Chaco hanno un rapporto con la natura assolutamente spirituale, non materiale. La ragione per cui gli alberi si salvano è perché sono esseri viventi. La ragione per cui dobbiamo salvaguardare le foreste è perché non c'è soltanto come si può dire, materia, massa, respiro. C'è la nostra vita, c'è la mamma natura, e nei confronti di questa dobbiamo riuscire a recuperare un rapporto reale, ed è solo spirituale, scusatemi. Poi facciamo le sedie, riusciamo anche a dare conto che attraverso lo sfruttamento delle risorse riusciamo a fare qualche palanca, qualche quattrino, e quindi entrare dentro la logica che sostiene questo mondo attuale, ok? Il popolo, secondo me, allora tu hai ragione, però io penso che il popolo dovrebbe essere almeno aiutato a sopravvivere. La foresta dovrebbe essere aiutata a non scomparire intanto, prima che essere sfruttata. Ok? Quindi, intanto, tentiamo di parare i colpi di chi la vuole devastare. Poi diamo anche una funzione alla foresta per quello che riguarda la nostra logica, perché secondo me la logica del paese, di chi abita la foresta, è di stare nella foresta. E io a quelli andrei a chiedere... come si fa? Perché io non lo so, lui sì che lo sa come si fa a stare nella foresta. Loro sono quelli che, i depositari della vera cultura che ci collega al pianeta. Sei d'accordo su questo? Sono loro i depositari. L'hai detto prima. Le comunità che vivono nella foresta sono il nostro vero vaccino, perché solo loro sanno come ci si salva e solo loro sanno vivere in maniera sostenibile, in armonia col creato. Poi chiaramente ognuno può interpretarlo come vuole, ma è una cosa bellissima ed è moltissimo vero.
nuove generazioni, le popolazioni indigene che stanno uscendo dalla foresta, dobbiamo dare possibilità perché rimangano, non si può stare in quelle condizioni. Sono fuori dalla foresta e aiutiamo anche quelli che restano. Esattamente, esattamente, okay. Aiutiamo noi a capire che c'è bisogno di quelli che restano nella foresta. Benissimo, Franco. Ok. Bene. Bene, grazie tante, grazie. Veramente, grazie. Dell'opportunità di presentare questo progetto e quindi di poterlo poi fare, perché secondo me aspettava da tempo di avere un palcoscenico per mostrarsi, ecco questo, per cui grazie veramente infinite. Grazie tante, Franco. Bene, noi continuiamo con il programma e chiedo per favore a Alessio Iacarini e a Davide Guarnaccia se mi accompagnano qua sul tavolo, per favore. Allora, noi cominceremo questa sessione di questo incontro, per favore, vieni subito, per favore, con l'intervento della professoressa Laura Secco, che è docente di politica e governance forestale nel Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Lei farà l'intervento online, quindi l'ascolteremo con molta attenzione e continueremo. Vi prego a tutti i partecipanti di che rispettare i tempi indicati, perché stiamo veramente molto rispettuosi finora e che si mantenga questo. E infine vorrei informare a tutti che ci stanno seguendo anche dall'America Latina, che è la mattina là, e quindi vi inviamo a nome di tutti un grande abbraccio, un grande saluto a tutti gli amici latinoamericani che ci seguono, c'è la traduzione simultanea. Quindi, Laura, per favore, a te la parola. Sì, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Mi spiace non poter essere presente. Parlo in questo evento anche a nome del mio direttore, professor Vincenzo D'Agostino. Noi portiamo in questo patto, in questo progetto, in questo percorso, il contributo del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Quello che cercherò di fare in questi pochi minuti è dare un inquadramento generale di alcune tematiche per quanto riguarda la gestione delle risorse naturali e gli aspetti innovativi che si possono pensare di sviluppare su queste tematiche, per poi passare domani, quando ci vedremo invece a Padova, agli aspetti un po' più operativi. Io comincio, devo dire che con molta facilità, perché tutti coloro che mi hanno preceduto hanno dato degli asset molto utili, molto importanti per la presentazione. E tutti convergenti, quindi questa osservazione penso che sia molto utile, perché pur non essendoci messi d'accordo all'inizio, se non in aspetti generali, vedo che c'è una convergenza di intenti. Bene, solo che io voglio partire facendo alcune premesse, mostrando alcuni trend fondamentali che non dobbiamo mai dimenticare. Questa rappresentazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, secondo me, è fondamentale, perché ricorda a tutti in maniera visiva, chiara e immediata che tutto quello che riguarda lo sviluppo della società e lo sviluppo dell'economia si basa sulla biosfera. Quindi il capitale naturale è il punto di partenza. Altro elemento che voglio portare all'attenzione, la seconda premessa, è che nonostante ci siano stati molti sforzi e accordi internazionali, i dati non sono molto confortanti, quindi quanto è stato fatto finora pare poco efficace, molti impegni sono stati disattesi, abbiamo ancora, anche se in diminuzione, un tasso di deforestazione, soprattutto in alcuni paesi, aree del mondo come proprio l'America Latina, importanti. Ecco. Solo non per poi entrare
entreremo sui dettagli magari domani, ma diciamo soltanto perché dobbiamo ricordarci di, che non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e ignorare il fatto che siamo dentro a questi trend, a queste dinamiche. L'ultima premessa, anzi scusate, collegata a questo, volevo farvi vedere questo, da questa immagine, questa mappa che probabilmente conoscete molto meglio di me, che mostra proprio come nell'area di cui ci stiamo occupando ci siano stati, e questi sono dati che si possono rilevare attraverso in maniera aperta a tutti i dati satellitari con Sentinel-2, ci sono una serie di problemi di deforestazione tuttora in corso, a cui abbiamo vari elementi, vari rapporti, varie cose anche autorevoli come quelle della Banca Mondiale, che ci dicono che c'è un grosso problema di illegalità, di presenza di criminalità anche organizzata, che contribuisce a questi fenomeni e che va proprio a toccare il valore di questi servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato, di cui Isabella ci ha dato quella bellissima introduzione. Bene, la terza e ultima premessa è: ricordiamoci di questi cambiamenti globali e climatici in particolare, tutti quanti noi li abbiamo stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Covid-19 è l'ultima, diciamo, crisi che stiamo attraversando. Ricordiamoci che questo fa sì che il valore totale dei servizi ecosistemici, proprio quelli di regolazione culturali, vedremo tra poco cosa si intende, sta aumentando, mentre dall'altra parte il valore commerciale dei servizi ecosistemici di approvvigionamento, come per esempio proprio il legno o i prodotti forestali non legnosi, sta invece diminuendo. E cosa succede quindi? C'è una domanda di servizi ecosistemici a livello globale in aumento, e l'offerta globale, siccome l'integrità degli ecosistemi è in calo, sta calando. Quindi un problema di gap, un problema di forbice tra mercato e beni pubblici. Bene, detto questo, un breve ripasso di quelli che sono i principali servizi ecosistemici. Cosa intendiamo per servizi ecosistemici? Sono i molteplici benefici che le persone possono ottenere dagli ecosistemi naturali. Per convenzione, ci sono varie classificazioni, diciamo, li raggruppiamo in tre aree: servizi di approvvigionamento, quindi i prodotti, i beni come il legno, ma anche quello per la produzione di energia, il legno da ardere, eccetera, prodotti forestali non legnosi, qui abbiamo messo i funghi, ma ce ne sono migliaia, e naturalmente l'acqua. Poi ci sono i servizi di regolazione, che sono quelli che veramente supportano tutto il resto dell'ecosistema, la protezione del suolo dall'erosione, la biodiversità anche genetica, ovviamente la fissazione del carbonio, eccetera. E poi servizi culturali. Mi ha fatto molto piacere sentire poco fa parlare anche di spiritualità, perché dentro i servizi culturali c'è anche questo, è uno dei valori di riferimento. Ecco, questa è una carrellata molto generale, ovviamente non entriamo nel dettaglio, però quello che vorrei ricordarvi è che i servizi ecosistemici sono legati, e questo ormai, come dire, nella letteratura scientifica è consolidato, molto noto e molto studiato, sono collegati al nostro benessere. Quindi il fatto che ci sia un flusso di servizi ecosistemici che porta una serie di benefici all'umanità, alla collettività e anche agli individui, deriva dal fatto che c'è un'interazione costante tra questi, quindi tra i sistemi umani e i sistemi ecologici. E questi sistemi complessi sono dinamici, sono in continuo adattamento, quindi dobbiamo continuare ad adattarci a quello anche che succede a livello di servizi di sistemi ecologici e viceversa, e accadono a varie scale, quindi non siamo solo collegati, diciamo, con i nostri ecosistemi vicino a casa, adesso uso dei termini un po' semplificativi, ma siamo collegati ognuno anche con sistemi su scala nazionale, sistemi su scala macro e sistemi globali. Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché quando andiamo a vedere, questo è uno studio fatto nel 2017 su proprio i valori, la stima dei valori e di come questi sono attesi in cambiamento proprio in seguito alla crisi climatica, al cambiamento climatico, purtroppo vediamo che tutti
i tipi di servizi ecosistemici previsti e che si ipotizzano che derivino dalle foreste di quest'area sono previsti in diminuzione. E questa è una cosa che non riguarda solo le popolazioni locali, non riguarda solo l'America Latina, ma riguarda tutti noi. Bene, qual è il problema chiave? Quello su cui poi domani ragioneremo anche a Padova. Il problema chiave è che molti di questi servizi ecosistemici sono erogati completamente a titolo gratuito. Il buffet della natura è in molti aspetti gratis. Ci sono alcuni prodotti come alcune tipologie di legno oppure alcuni prodotti forestali non legnosi, altre cose che hanno una remunerazione e consentono al gestore, al proprietario, alle comunità locali di garantirne il mantenimento e la protezione, mentre moltissimi altri servizi ecosistemici, il valore reale di questi servizi ecosistemici non viene riconosciuto dal mercato, non c'è un riconoscimento in termini di retribuzione monetaria. E quindi la domanda che ci poniamo, che è una di quelle su cui rifletteremo anche domani, come fare a garantire una gestione che sia davvero sostenibile? Chi dovrebbe sostenere i costi di questa gestione e godere dei benefici? E soprattutto come è possibile organizzarsi in modo un po' più efficace? Se non ha funzionato quello che è stato proposto nel corso degli anni in questo modo, abbiamo visto purtroppo i dati, forse dobbiamo cambiare qualcosa, forse c'è qualche inceppamento. Bene, i possibili strumenti e approcci già esistenti sono vari. Programmi di finanziamento specifici, sono sicura che tutti avete sentito parlare del Forest and Landscape Restoration Program con 50 miliardi di dollari l'anno allocati su queste cose, il coinvolgimento di più di 60 paesi e anche l'intenzione, diciamo, di dedicare il prossimo decennio proprio a delle Nazioni Unite all'attenzione, al focus sulla ecosystem restoration, quindi il ripristino di questi servizi ecosistemici. Però ricordiamoci che per essere davvero efficaci questi programmi di finanziamento, che portano comunque risorse importanti, richiedono cambiamenti delle istituzioni, delle procedure autorizzative, dei controlli, del monitoraggio e anche delle reti sociali. Quindi serve qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto finora e questo qualcosa in più potrebbe delinearsi come innovazione sociale e soprattutto un'innovazione che riguardi tutto il sistema. E, l'altro elemento che vi portiamo all'attenzione sono gli strumenti di mercato basati sulla logica dei pagamenti per servizi ecosistemici. E questo ovviamente è nella logica occidentale, questo è nella logica di riuscire a dare una remunerazione a questi servizi ecosistemici per l'utilità di qualcuno che è disposto a pagare il valore reale che questi servizi hanno. Il meccanismo alla base è quello appunto dei PES. Cosa succede? Nella pratica succede che ci sono dei fornitori di questi servizi ecosistemici, coloro che gestiscono le risorse naturali, che fanno gli interventi, le pratiche gestionali sul territorio, che erogano grazie a queste pratiche i servizi ecosistemici, i vari, che abbiamo visti prima, e a beneficio di soggetti che possono abitare anche molto lontano rispetto all'area dove queste pratiche gestionali vengono effettuate. Possono essere anche gli stessi cittadini che abitano in aree urbane, magari dall'altra parte del mondo, come abbiamo visto e sentito proprio per la tematica della fissazione del carbonio. Bene, questi soggetti, altri che vivono magari in un ambiente urbanizzato, che non sono nemmeno lì fisicamente, devono e possono farsi carico di dare, riconoscere questo valore a chi gestisce il territorio attraverso questi pagamenti, incentivi. Ci sono tantissimi meccanismi diversi possibili. Bene, questi strumenti di mercato, vi faccio un breve flash su questo studio, è stata una semplice tesi di magistrale fatta da una nostra studentessa di un programma Erasmus Mundus, è andata a identificare quelli che sono proprio iniziative di questo tipo, di questi strumenti in tre paesi d'America Latina, Argentina, Bolivia e Paraguay. E abbiamo lei ha identificato questi meccanismi e ha cercato di capire a quale servizio ecosistemico questi meccanismi si appoggiavano, diciamo, che cosa cercavano di valorizzare e poi che tipo di avanzamento avessero questi progetti, queste iniziative, se erano iniziative attive oppure se erano fallite nel frattempo, erano state abbandonate e perché c'erano state queste dinamiche. Ecco, questo per farvi un inquadramento di quello che si può fare.
Bene, però quando parliamo di questi pagamenti per servizi ecosistemici, proprio pensando alla differenza culturale di questa cosa, bisogna necessariamente evitare le soluzioni fai da te, nel senso che occorre muoversi con meccanismi e garanzie idonee. Una di queste, l'ho sentita nominare proprio da Isabella, è usare degli standard di gestione che siano però riconosciuti a livello internazionale e che abbiano dietro un meccanismo che ne garantisca la solidità e la trasparenza, perché altrimenti diamo la sponda alle attività illegali che fanno calare il prezzo dei prodotti, che tengono in scacco tutti coloro che invece agiscono all'interno della legalità e che cercano di promuovere uno sviluppo più trasparente, equo, responsabile, eccetera. Questo è un esempio che tutti conoscete. Il Forest Stewardship Council ha dato proprio di recente, ha approvato peraltro una procedura specifica per riconoscere gli impatti determinati sui servizi ecosistemici non tradizionali, quindi non solo legno, non solo prodotti forestali non legnosi, ma servizi come proprio quelli culturali. Bene, ci potrebbero essere molti altri esempi, ne parleremo forse domani a Padova se ci sarà tempo. Voglio adesso farvi vedere che ci sono già dei progetti in questo senso sia in Europa che in Sud America. Alcune riflessioni finali, con questo concludo. Ho sentito durante le introduzioni la tematica del ripristino degli ecosistemi. Ecco, nell'ambito della ricerca di frontiera su cui stiamo lavorando in questi anni, forse dovremmo già, e questo lo dico in maniera provocatoria, pensare alla necessità di rigenerare gli ecosistemi, perché alcuni di loro non sono più in grado di darci il flusso di servizi ecosistemici che sarebbe necessario per tenere in equilibrio proprio le dinamiche a livello globale e a livello anche poi locale. E gli strumenti, penso che da alcuni esempi che vi ho portato ci sono, l'innovazione tecnologica c'è già, riuscire a fare monitoraggio quasi in tempo reale attraverso le immagini satellitari ormai aperte a tutti è semplice, ci sono strumenti per garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera, c'è la possibilità di creare queste filiere corte che non sono filiere corte nel senso di fisicamente corte, quindi a chilometro zero, ma sono filiere dove ci sono pochi passaggi, pochi intermediari per far sì che il valore venga tenuto su e possa essere ridistribuito meglio anche a chi produce questi prodotti. Abbiamo visto che ci sono programmi di finanziamento significativi, abbiamo visto che la cosa importante è stato detto che ci sia una collaborazione tra le comunità, le imprese, l'ente pubblico e dovrei aggiungere qui anche ovviamente il sapere scientifico. Quindi lavorando su uno degli strumenti, perché ce ne sono molti altri che si potrebbero attivare, purché ci sia dietro un contenuto di trasparenza, serietà, credibilità, adeguato anche poi a un riconoscimento, per esempio, per i consumatori internazionali. Bene, questi esistono, ci sono tantissimi esempi, vanno probabilmente migliorati e soprattutto vanno messi a sistema e forse dovremmo anche cominciare a ragionare, questo è un altro progetto di ricerca su cui stiamo investendo in questi anni, sul ruolo dell'innovazione sociale, quindi il ruolo di queste nuove forme di accordo dove c'è un processo di co-creazione, dove le reti sono reti inconsuete che fanno entrare attori magari non sempre gli stessi, non sempre noti, ma che sono molto efficaci, come possono essere gli investitori che vogliono fare compensazione delle loro emissioni per le loro produzioni industriali, per esempio. L'ultimo elemento è che per fare tutto questo, quindi l'elemento essenziale è che ci sia la volontà politica, naturalmente, la capacità di governance per tenere sotto controllo tutti quegli aspetti di illegalità, ma anche di colli di bottiglia amministrativi, istituzionali che sempre si affrontano quando poi ci sono queste relazioni anche commerciali a livello internazionale e soprattutto un processo di creazione, co-creazione, trasferimento della conoscenza e di alta formazione su cui ovviamente noi come Università di Padova, anche se la strada è lunga e tortuosa, ci siamo. Grazie dell'attenzione.
Grazie tante, professoressa Secco. Su alcuni di questi spunti, di queste tematiche, torneremo anche domani nel lavoro di workshop. Io adesso darò la parola a Alessio Gnaccarini. Alessio è il direttore del Centro Tecnologico Cosmo, quindi torniamo un po' su legno, arredo e possibili soluzioni. Alessio anche è un grande conoscitore dell'America Latina. Io ho avuto l'onore di conoscerlo in un progetto in Amazzonia, dove siamo stati come Gerardo nelle parti profonde, e quindi con molto piacere do la parola ad Alessio. Grazie. Grazie di questa opportunità che, oltre che essere qualificata come professionalità, competenza, storia dei soggetti coinvolti, ma anche un'iniziativa che non può che tirarsi dietro delle parti di emozione, diciamo così, di passione. Allora dico questo perché questa presentazione del prodotto che è stato fatto prima, vorrei dire al di là del gusto, ma non perché sia secondario, però sicuramente quello che è emerso è la passione con cui è stato pensato e anche proposto. Non avevo previsto di partire da qui, però volevo partire da qui con questo intervento perché le esperienze che ho fatto in questi anni, in America Latina soprattutto, da oltre 20 anni ormai, sono sempre partite da questi aspetti emozionali, no? Di emozione, passione, quindi sempre trainati da persone che ci hanno messo il cuore, ci hanno messo la vita. E allora lo voglio prendere come spunto di forza, da una parte perché è oggettivo e dove noi abbiamo il valore aggiunto italiano, saper fare, design. Questo noi dobbiamo mettere al primo posto perché è il nostro valore differenziale. Però proprio perché il mio intervento è sostenibilità e innovazione, l'innovazione spesso si lega a dei valori, come dire, misurabili in qualche maniera, no? Di economici, diciamo così, quindi un po' più freddi, no? Allora forse l'abilità in questo progetto, questo è un auspicio, è che dobbiamo essere più capaci di combinare i due elementi, quindi passione ma anche di, diciamo così, quei criteri, quei valori di sostenibilità che possono darci effettivamente un risultato, come tutti auspichiamo, diciamo così, di successo. E su questo volevo così porre una prima riflessione che era ieri sul Foglio di San Paolo, il professore si chiama Guilherme Mucale, dove lui ha fatto un'analisi sul livello di competitività degli stati brasiliani rapportati al tenore di vita e livello di innovazione. Allora, al di là del fatto che storicamente i paesi del sud sono più sviluppati di quelli del nord, però in realtà c'è una certa dinamica tra i diversi paesi, e lui ha cercato di dare questa relazione. E quindi quello che emergeva è che i paesi più avanzati, gli stati che avevano maggiore dinamicità economica, avevano anche un alto livello di, diciamo così, politiche rivolte all'innovazione. Quindi lo sviluppo non può prescindere da politiche che puntano sulla conoscenza, la scienza e l'innovazione. Dico questo perché se parliamo, io appunto il mio intervento più dal lato del prodotto, dell'arredo, del mobile, come prodotto derivato dalla potenzialità di una foresta, anche se poi va precisato che tutto il tema della deforestazione o problemi di sfruttamento della foresta fuori controllo non è certo il problema dei produttori di mobili, diciamo, o dei produttori di valorizzazione del legno, soprattutto quello che è il mondo dell'edilizia, no? E così via. Anzi, questi sono quei soggetti che sfruttano, diciamo così, la materia prima per crearne valore, e proprio perché ne creano valore hanno interesse che questa risorsa sia nuovamente disponibile, no? Quindi sono i migliori difensori di questo sistema, no? Perché molte volte
queste puntualizzazioni sono importanti, credo, perché molto spesso, no, veniamo associati, no, a quelli che dice la foresta. Voi siete... Io tutte le volte che andavo in Brasile in Amazzonia mi diceva: voi siete quelli che distruggete la foresta, no? Cosa che noi molto spesso non insieme a José non abbiamo mai tagliato un albero, quindi proprio come... quindi ecco, questo volevo fare un po' queste precisazioni perché volevo porre l'attenzione su quello che dovrebbe essere, a mio avviso, una componente importante di questo progetto, che è, diciamo così, come elemento complementare a tanti altri aspetti che sono stati citati, anche molto più strategici e più, diciamo così, politici, di politica, diciamo così, di sociale e anche economica, che sono quelli legati a degli elementi che fanno la differenza di un prodotto. E quindi su questo voglio dire, oggi quando guardiamo un prodotto che dobbiamo presentare sul mercato, non guardiamo più solo la sua funzionalità, quindi non so, una sedia perché ecco, ha resistito i 95 kg, no, se non sbaglio, non 90 kg, non vorrei dare chilo in più o meno, più o meno abbiamo tutti lo stesso problema comunque del peso, ma comunque per dire, no, non è solo questa la sua funzione, no? Oggi un prodotto deve essere, per dire, deve avere delle caratteristiche igieniche, deve avere delle caratteristiche appunto di sicurezza, in questo caso di stabilità, di non rischio, diciamo così, di uso. Deve avere caratteristiche di sostenibilità, deve rispettare normative tecniche, quindi a seconda della sua destinazione d'uso. Diverso se quella sedia la usiamo per una sala congressi come questa, piuttosto che per un ambiente di ufficio, di una scuola, piuttosto che in un ambito domestico. Le prestazioni sono differenti e quindi anche le caratteristiche sono differenti. Quindi quando lo poniamo sul mercato dobbiamo porre attenzione a questi aspetti. Così come abbiamo caratteristiche che sono legate a, diciamo, all'attenzione alle materie prime che noi andiamo a utilizzare. Quindi dobbiamo dare evidenza che tutto quello che è in ingresso della produzione deriva da materiali che in qualche modo non, come dire, privilegiano una logica di riciclabilità, quindi di riuso o di ciclo di vita allungato, diciamo così. E quindi non da appunto fonti non rinnovabili o da fonti non regolari, fonti di sfruttamento e quant'altro. Parlando di questi concetti, parliamo di circolarità. Nel senso della circolarità, io credo che proprio nell'ottica della sostenibilità di un territorio anche con tutto il suo ecosistema, la circolarità è un punto centrale. Però circolarità oggi se ne parla su tanti, diciamo così, a tante sfaccettature, tanti punti di vista e anche tanti interessi. Noi per quanto riguarda l'aspetto prodotto guardiamo quelli che sono gli elementi caratterizzanti la circolarità da un punto di vista di bilancio materico di un prodotto. Quindi come diciamo così, prendiamo le materie prime per fare il prodotto, quanti scarti di produzione facciamo, quanto il prodotto a suo fine vita può essere diciamo così riciclato, no? O rimesso in produzione in qualche modo, no? Quindi riutilizzato. Tutto questo ciclo basato su metodologie di calcoli, misurazioni, che determina un indice di circolarità del prodotto. Ora, su questo vorrei porre l'attenzione su questo aspetto. Questi sono gli aspetti un po' pratici, ma anche di teoria economica, no? di circolarità. Noi su questa circolarità, come appunto sono direttore di questo centro tecnologico, abbiamo fatto schemi di certificazione, etichette per presentare sul mercato questi valori. Ok, se oggi voi andate nei siti, penso delle aziende più importanti d'Italia, Scavolini, Ernesto Beda, Stusa, B&B, okay, usano questa nostra metodologia, questi nostri certificati per dimostrare questa prestazione. Però diciamo erano processi che in qualche modo erano legati così alla volontà della singola azienda di presentarsi al mercato con qualcosa di differente per essere più competitivi, diciamo, per differenziarsi rispetto al concorrente o quant'altro. Secondo me l'elemento che oggi cambierà questo processo
è stato da, diciamo, questo indice è emerso dalle politiche europee, quindi in Europa si parla dell'indice di tassonomia, no? Quindi la circolarità viene portata ai livelli di analisi di bilancio delle aziende. E sinceramente a me, quando si parlava di queste cose, mi interessavano poco, diciamo così, le studiavo perché è il mio mestiere, ma non riuscivo a vederne un collegamento sul prodotto. Fino a che non mi sono trovato in un tavolo con uno dei più grossi produttori italiani di mobili, la cui proprietà è di fondi internazionali. E quindi pensavo di andare a parlare con il solito, diciamo così, tradizionale mobiliere e quant'altro. Questi mi hanno chiamato per parlare di questa circolarità e mi hanno fatto un discorso dove ho detto: guarda, noi non è che ci deve spiegare le cose tecniche, dove arriva il materiale, dove si usa, okay? A noi interessa perché se noi non dimostriamo nei nostri bilanci, che sono soggetti alle valutazioni della borsa, quindi internazionali, quindi di attrattività di fondi per poi fare l'investimento, se noi non siamo incapaci di dare degli indicatori credibili su quanto è il nostro sistema di attenzione alla circolarità, per noi è un problema strutturale, finanziario, quindi un problema di gruppo, di sostenibilità di gruppo, perché oggi per attrarre fondi bisogna dare evidenza di questi principi. E io sono rimasto colpito da tutto questo, però mi è sembrato un approccio molto concreto, no? Molto pratico, no? E con un'ottica che ci toglie dall'ottica immediata dell'emozione con cui abbiamo visto presentare questo prodotto. Però perché faccio queste considerazioni? Perché penso che in questo progetto sia opportuno e necessario, secondo me è fondamentale, trovare degli elementi che, oltre a tutte le caratteristiche appunto di emotività, di valore della sostenibilità del territorio, ma del suo effetto del pianeta che abbiamo visto, che insomma abbiamo la necessità di trovare dei valori che poi attraggono interessi o giustificano degli interessi o giustificano degli investimenti e della redditività, e che può essere dal valore che non vuol dire che deve essere l'opportunità per la grande multinazionale. In questo discorso non volevo andare a spostare l'attenzione dell'interesse della grande multinazionale rispetto all'indios locale piuttosto che alla piccola e media impresa. Però dobbiamo avere un'ottica e un'attenzione verso questi aspetti, perché altrimenti solo con la passione si va solo dietro la buona volontà e spesso non è sufficiente. E allora, adesso non ho avuto opportunità di presentare delle slide, però domani abbiamo un altro convegno, lo faremo. Però ecco, su questo avrei voluto dimostrarvi come oggi anche il prodotto d'arredo è fortemente interconnesso agli elementi di innovazione tecnologica. Oggi quando si parla di IoT, e quindi di prodotti interattivo pieno di tecnologia, di sensori, di informatica, di automazione, okay? Oggi il mobile è molto coinvolto da tutto questo, tant'è che noi come centro di ricerca e come laboratorio che testiamo i prodotti, quindi diamo i certificati per esportare poi in tutto il mondo, oggi abbiamo un problema di crescita, di conoscenza su quello che era, su quello che è la complessità del prodotto. Fino a ieri noi ci preoccupavamo principalmente dei problemi fisico-meccanici di sicurezza di un prodotto. Oggi la componente chimica, la componente elettrica, elettronica, la componente dell'insonorizzazione, la componente della resistenza al fuoco, no? Sono tutti elementi che ne danno una dimensione totalmente diversa. Quindi anche come centri di ricerca, come laboratori, questo significa avere competenze, avere strumentazioni, avere know-how, avere tecnici qualificati, quindi è una crescita obbligata. Quindi dico questo perché, quindi io qui accingo alle conclusioni, per dire che ecco, il messaggio era in questo progetto teniamo conto anche di un'attenzione fondamentale che dobbiamo assegnare al concetto di sostenibilità, non solo diciamo così, da un punto di vista così, di mantenimento delle condizioni, no, dell'ecosistema, okay,
ma anche del mantenimento della possibilità economica per gli indios locali, fino alla piccola e media impresa, fino alla giustificazione degli interessi di grandi gruppi internazionali. Grazie. Grazie tante, Alessio. Io adesso do la parola a Davide Guarnaccia, che viene del mondo dell'impresa, un'impresa di Perugia, dove occupa la direzione scientifica dell'Allerio Pharma, e quindi che tratterà uno dei temi anche importanti di questo progetto, che fa riferimento alle piante officinali, le piante medicinali e il rapporto tra la etnomedicina, la medicina tradizionale, con la moderna nutraceutica. E Davide, a te la parola. Allora, io vi parlerò di alimento e medicamento, di come su questo articolato, grazie, si possano costruire delle economie sostenibili. Parto da questi due distillati del pensiero umano, di due grandi pensatori in due epoche diverse, che hanno immaginato come l'alimento fosse anche medicamento e come noi siamo strutturati in base a quello che mangiamo. Il nostro corpo, i nostri tessuti, le nostre cellule ovviamente hanno un ricambio legato a quello che è l'approvvigionamento alimentare. Questi due pensatori illustri del passato non conoscevano niente di scienze degli alimenti e niente di scienze farmaceutiche. Adesso vediamo un pochino come si incrociano questi due mondi e come vanno poi a collimare con quello che è la progettualità dell'argomento di cui stiamo trattando. Allora, per alimento si intende che cosa? Un insieme di sostanze con diverse caratteristiche, siamo abituati, li conosciamo per nostra esperienza dalla nascita lungo tutto il corso della vita, e che hanno come finalità quello di mantenere la fisiologia, di mantenerci in buona salute, e quindi far sì che il nostro organismo funzioni esercitando tutte le funzioni necessarie al mantenimento di un buono stato di salute. Il medicamento, invece, è un insieme di sostanze di origine naturale, sintetiche, quelle più diverse, esogene, quindi che non appartengono direttamente al nostro corpo e che quando ingeriti sono in grado di prevenire o curare le malattie. E invece il concetto di alimento e medicamento è quando questi due ambiti si incontrano, si fondono, perché in alcuni alimenti sono contenuti, oltre a nutrienti, quindi fattori vitaminici, energia, proteine e quant'altro, anche delle sostanze bioattive, cioè delle sostanze in grado di esercitare delle attività sulla nostra fisiologia o di controllare alcune degenerazioni patologiche o prevenire alcune malattie. Molte popolazioni, tutte le popolazioni ancestrali, hanno iniziato a utilizzare gli alimenti e i medicamenti per i propri fabbisogni nutritivi, ma anche di cura delle alterazioni patologiche, degli stati di malattia. E l'hanno sempre fatto senza conoscere alcunché di chimica fine, di farmacologia e di scienze degli alimenti, come dicevo in premessa, ma attraverso una conoscenza empirica, cioè prova e riprova utilizzando alcune cose e scoprendo quali proprietà queste potevano esercitare. Oggi diamo, diciamo, una connaturazione razionale a molte di queste esperienze fatte da tutte le popolazioni di tutti i continenti del nostro pianeta. Ho fatto qui un esempio, uno fra migliaia che si possono portare. Il burrito, che è stato utilizzato, viene utilizzato in maniera empirica quale digestivo o il suo olio essenziale, quale sedativo. Sappiamo oggi perché, con analisi raffinate di chimica in HPLC, di chimica fine, che contiene delle sostanze che sono in realtà in grado di esercitare queste azioni benefiche. Ma non solo sappiamo quali sono le sostanze, lo abbiamo anche dimostrato, così dimostra, attraverso studi scientifici, clinici, quindi ho riportato uno, che danno, diciamo, dignità razionale scientifica a quelle che erano delle osservazioni empiriche, potendo dimostrare con uno studio controllato in doppio cieco contro placebo che effettivamente queste azioni blandamente sedative, il burrito, le può manifestare perché ha all'interno le sostanze in grado di svolgere quelle attività. Le piante crescono fortunatamente in tutti i continenti, in tutti gli ambienti,
e alcune di queste piante, alcuni tessuti, alcuni organi di queste piante contengono queste sostanze bioattive che vi ho detto poc'anzi e che sono state via via sperimentate, provate, testate e riconosciute anche dalle popolazioni ancestrali. Oggi noi chiamiamo queste parti di piante in grado di agire sulla salute umana droghe vegetali, e queste droghe vegetali, ripeto, sono state utilizzate, vengono utilizzate in etnomedicina, quindi semplicemente per prassi, tradizione tramandata da generazioni, o in fitofarmacologia per ricerca scientifica, conoscenza razionale, che è quella che conosciamo. E andando a guardare nel dettaglio nella medicina argentina paraguayana, perché mi sono interessato di questo ambito, ma ripeto, questo sarebbe, diciamo, lo possiamo scoprire in tutte le altre realtà territoriali, e ci sono tutta una serie di, diciamo, di tradizioni di impiego di queste piante alimentari e medicinali che vengono ancora oggi tradizionalmente impiegate. E alcune di queste conoscenze chiaramente sono transnazionali, cioè non riguardano soltanto popolazioni che insistono in un certo territorio, ma sono state parallelamente scoperte, sperimentate e utilizzate anche in paesi e da popolazioni ancestrali molto distanti territorialmente tra di loro. Quindi diciamo che queste risorse vegetali, perché fanno parte del patrimonio vegetale del pianeta Terra, possono appunto essere utilizzate sia con finalità, abbiamo detto, medicamentosa, ma anche nutritiva. Un esempio opposto, noi abbiamo visto una pianta medicinale pura, invece una pianta alimentare che viene utilizzata anche per scopi, diciamo, di salute, è questa bola verde, i cui frutti maturi sono molto nutrienti, quindi ricchi di fattori nutritivi, ma che parallelamente è anche ricca di acido ascorbico, di vitamina C, e quindi una fonte di una sostanza bioattiva. E quindi, oltre ad essere un ottimo alimento, diciamo ricco dal punto di vista nutritivo, può anche, viene tradizionalmente utilizzata per alcune piccole affezioni, alcuni disturbi, ad esempio come antidolorifico. L'utilizzo appunto razionale, consapevole delle risorse e delle tradizioni, anche spiegate alla luce della moderna ricerca scientifica induttiva, consentono di far cosa? Di poter utilizzare localmente queste risorse, di diciamo, farle conoscere, diffonderne la conoscenza e l'impiego in un percorso chiaramente non di sfruttamento, ma di mantenimento, di uso armonico delle risorse nei paesi e nei luoghi in cui queste vengono generate. E questo ovviamente contribuisce, è un fattore che può contribuire anche alla protezione degli ambienti e quindi alla loro biodiversità. Parliamo in questo caso appunto di sviluppo economico sostenibile, fondato sulla tutela delle tradizioni dell'ambiente e quindi l'utilizzo consapevole e, diciamo, armonico di quelle che sono le risorse presenti in questi luoghi. Questo per dire, riallacciando un pochino ai discorsi, cioè si può fare della buona e sana economia che protegga gli ambienti naturali? Assolutamente sì, partendo da diverse cose, dall'utilizzo razionale dei legnami, dall'utilizzo anche del turismo, della conoscenza, del movimento delle persone che vanno a conoscere questi luoghi, e anche delle risorse alimentari senza depredarle, senza, diciamo, non in alternativa ma parallelamente anche ai sistemi di coltivazione intensiva che, diciamo, di cui necessitiamo per sfamare il pianeta Terra. E ho fatto una specie di, diciamo così, un modello con cui valutare cosa può essere di interesse, diciamo, da utilizzare per trovare alcune prime piante alimentari o medicinali presenti nel territorio del Gran Chaco e che avessero le caratteristiche per poter poi essere trasferite in sistemi piccolo produttivi economici sostenibili. Allora, i parametri che ho pensato in scaletta, in ordine di importanza, sono anzitutto la diffusione chiaramente della pianta del territorio. Se scarsamente presente, questo, diciamo, ne limiterebbe l'impiego. Le qualità nutritive, quindi l'utilizzo nutritivo nutritivo che abbia anche una caratteristica particolare, speciale, quelli che oggi vengono chiamati ad esempio superfood, cioè quegli alimenti in grado di portare oltre il nutrimento anche altre sostanze.
la possibilità di essere conservate, quindi di essere prodotte in scala più o meno piccola, ma di poter essere, diciamo, conservate e poi vendute, quindi diffuse in tempi successivi. La sostenibilità, chiaramente questo è un principio cardine all'impiego di queste, di questi prodotti, e la rappresentatività del territorio in cui sono raccolte, in cui sono prodotte, e chiaramente poi la possibilità di essere scalati in piccoli sistemi produttivi. Bene, tre esempi applicativi di quello che, facendo questo tipo di analisi sequenziale, di selezione sequenziale, di piante che avessero queste caratteristiche e che fossero rappresentative di questo territorio, sono venute in, diciamo, ho ottenuto questo tipo di risultato. La farina di algarrobo, il miele dell'ape melipona e la gomma brea. Sono ovviamente tre stimoli, che non vuol dire che siano le tre priorità, ma comunque nascono da un'analisi razionale, diciamo, che parte le premesse che ho già descritto. Diciamo, sono appunto, ecco, uno stimolo iniziale. La Protopis, in questa pianta d'algarrobo, è un albero sempreverde molto diffuso nel territorio del Chaco, tutto il Chaco argentino. Addirittura un'analisi ne ha valutato la presenza, la distribuzione negli areali boschivi di questo, forestali di questo territorio, diciamo individuando intorno all'1%, quindi una specie sufficientemente diffusa. È una leguminosa, quindi produce dei frutti simili alle carrubbe, alla ceratonia siligua che noi conosciamo nel Mediterraneo, e che veniva e ora un pochino sta riscoprendo utilizzata come fonte di carboidrati, di amidi, di carboidrati complessi, perché ha questi semi ricchi appunto di farina. E cresce in microclimi umidi, è una pianta che ha una lunga vita, una pianta secolare, quindi ha la possibilità di produrre frutto per un periodo molto lungo della sua vita biologica. È in parte attualmente utilizzata in maniera impropria come pianta da legname per produrre traverse o carbone, quindi diciamo prodotti scarsamente di scarso valore aggiunto, quindi è un modo, diciamo, non sostenibile di impiego di questa risorsa vegetale. E le popolazioni indigene già la utilizzano, chiaramente la utilizzano perché è un corroborante, quindi è una fonte alimentare concentrata che quindi contribuisce soprattutto nei deficit della crescita dei bambini, quindi è un alimento rinforzato, chiamiamolo così, una fonte alimentare rinforzata, ed ecco che di nuovo incrociamo il valore nutritivo con quello salutistico. È spiegabile perché questo alimento è così densamente diciamo, ricco di nutrienti, perché appunto ha un alto valore proteico, vitaminico, contiene parecchi sali minerali, come molti altri piante alimentari. E, diciamo che appunto si presta molto bene a contribuire, perché diffusa nel territorio, facilmente, diciamo, i frutti possono facilmente raccolti, conferiti e trasformati in farine che possono essere facilmente quindi conservate e essere destinate al consumo locale o anche di altre zone in cui, in altre parti del territorio in cui vengono utilizzate queste farine con facilità, proprio in virtù della sua conservabilità, che era uno dei parametri che abbiamo posto nella selezione. Il miele dell'ape melipona è un'ape particolare, un'ape caratteristica per il fatto, caratterizzata dal fatto di non avere il pungiglione, a differenza delle api nostre che conosciamo, per cui stiamo attenti a maneggiarle perché sappiamo qual è il risultato. Questo miele ha delle caratteristiche molto originali, ha un sapore un pochino diverso rispetto al miele a cui noi siamo abituati, ha un sapore un po' agrodolce, molto ricercato, quindi nel Latino America è conosciuto ed è molto ricercato. Anche questo, oltre ad essere una fonte di carboidrati, una soluzione di zuccheri e altre sostanze nutritive, il miele è ricco e denso dal punto di vista nutritivo e di fattori bioattivi, anche questo ha, diciamo, una sua composizione che andrebbe correttamente indagata se volessimo comprendere quali sono i motivi per cui poi in grado di esercitare alcuni benefici che le popolazioni autoctone già conoscono. Ad esempio quello di essere utilizzato in alcuni disturbi dell'ambito oculare, disturbi degli occhi. Probabilmente, come molte specie vegetali, è la ricchezza di composti polifenolici, composti fortemente bioattivi, che ne caratterizzano appunto questa bioattività. Tre cose sono importanti che, diciamo, che favoriscono, come dire,
danno l'imprimatur all'utilizzo di questo prodotto del territorio di Gran Chaco. La sostenibilità ambientale, perché le api sono impollinatrici e quindi sono un elemento diciamo positivo per l'ambiente, perché favoriscono l'impollinazione e quindi il mantenimento del patrimonio forestale. La loro sostenibilità economica, perché questo è un miele di pregio e quindi con un buon valore aggiunto, quindi in grado di contribuire effettivamente a un miglioramento delle microeconomie locali, e poi perché rappresenta chiaramente una storia, la storia di questo territorio, delle popolazioni che l'hanno tradizionalmente già lo impiegano. Quindi si fa una promozione attiva di un prodotto alimentare presente in questo territorio, si contribuisce a sostenere meglio l'economia di questi luoghi e sicuramente si fa un favore all'ambiente, perché sono api impollinatrici, sono insetti a sfogo di impollinatori. E chiudo, l'ultima è una gomma. Le gomme naturali sono ampiamente utilizzate, c'è un problema oggi anche lì di sfruttamento delle risorse degli alberi della gomma. La gomma brea, questa pianta, la Parkinsonia praecox, produce una buona qualità di gomma, e questa specie vegetale è una specie ad ampio diciamo turnover, cioè un ciclo biologico molto veloce, quindi una specie che può avvicendare velocemente le aree boschive in cui c'è stato un problema di deforestazione, una riduzione della vegetazione presente. E la gomma ha un grosso valore appunto commerciale, perché si utilizza in tanti ambiti, quello alimentare, cosmetico, farmaceutico, come coadiuvante tecnologico in tanti processi, e l'utilizzo della risorsa della gomma non stressa l'ambiente, perché la fuoriuscita di questa resina attraverso piccole incisioni non inficia la vita della pianta, non danneggia permanentemente la pianta, ma rientra in un percorso ancora di utilizzo delle risorse in maniera sostenibile. E io vi ringrazio. Una replica per quello che riguarda la complessità intanto del progetto, che è un progetto molto più ampio di quello che si vede, è un progetto annoso, sono quasi 10 anni che ci sto lavorando e che dovrebbe cambiare radicalmente il panorama dell'utilizzo dei mobili all'interno degli spazi domestici. È ambiziosissimo il progetto. Quello che vedete qui è un seme lanciato, spero in un territorio fertile, sul quale si potrà poi in futuro elaborare qualcosa di più complesso, che avrà tutti i risultati utili ad un'economia nuova e innovativa per quello che riguarda la produzione del mobile. Questo volevo dirvelo in anticipo. Io presenterò il progetto domani a Padova e non mi sembrava il caso di farlo oggi, e quindi ve lo farò vedere, ho dei filmati, ve lo farò vedere nella sua completezza. Ecco, grazie. Grazie, adesso noi abbiamo la ultima sessione, la sessione diciamo di chiusura di questo side event, che ripetiamo continua domani con il workshop, il seminario a Padova, e vogliamo illustrare brevemente ancora alcuni elementi sul programma di lavoro su questa rotta di marcia. Quindi do la parola a Riccardo Tidi, che è un altro dei pilastri dell'associazione Museo Verde, è l'uomo a L'Avana, è l'uomo al Gran Chaco, no? E quindi è una figura particolarmente preziosa per tutto il progetto. Grazie tanto, Riccardo, per essere con noi oggi. Grazie a te e grazie a Gerardo e a tutti quelli che hanno organizzato questo evento, a chi ha partecipato, grazie a Isabella, agli ambasciatori che stanno qua, e grazie a Franco e al dottor Morellato, che hanno presentato anche il loro progetto. E credo che è importantissimo, io sono abbastanza emozionato di parlare qua in Europa del Gran Chaco, perché se ne parla purtroppo troppo poco, quindi sono felicissimo di questo evento. Allora, ho scritto 2 o 3 linee per spiegare 2 cose fondamentali: di che cosa si tratta la deforestazione e perché è così importante il Gran Chaco. E
comprando il biglietto aereo per venire in Italia, la compagnia con cui volavo mi ha chiesto se desideravo compensare le mie emissioni. Per 16 euro potevo scegliere alcune foreste del mondo e piantare 4 o 5 alberi. L'ho fatto con un sorriso un po' amaro, perché in realtà vivo in un posto dove ogni giorno si perdono non 4 o 5, ma 200.000 alberi secolari. E il Chaco, la deforestazione lì la vediamo negli occhi. L'ultimo report del WWF è chiaro, in 13 anni si sono persi 5 milioni di ettari. Questo è equivalente alla metà dell'intera superficie forestale italiana. Un quarto di tutti i boschi del Gran Chaco sono andati in fumo in poco più di 10 anni. Quest'area del Gran Chaco è la seconda foresta più minacciata del pianeta Terra, in percentuale anche più dell'Amazzonia, ma nessuno ne parla. Il Chaco, lo abbiamo detto, è la seconda foresta più grande dell'America del Sud. Si tratta di boschi millenari, molti degli alberi che si trovano lì hanno più di un secolo, alcuni erano lì prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo. È la casa di molte specie in via di estinzione, anche questo l'abbiamo detto, non voglio annoiarvi, il giaguaro, l'armadillo gigante, il formichiere gigante, il tapiro, sono alcuni dei mammiferi più conosciuti. In un solo parco nazionale, in Chaco, si trovano più specie di tutte le specie di uccelli italiani. E inoltre ci sono migliaia di specie animali e vegetali ancora del tutto sconosciute alla scienza occidentale, l'ho appena anche mostrato, o poco conosciute, diciamo, l'ho anche mostrato appena adesso il dottor Guarnaccia. È la casa di decine di culture indigene che parlano più di 30 lingue diverse. Alcune di queste etnie non hanno ancora avuto contatti con l'uomo bianco, anche se può sembrare incredibile nel 2021. Il Chaco è anche un laboratorio genetico di alberi adattati a resistere agli incendi, ai grandissimi sbalzi di temperature e alla salinità del terreno. Crescono lentamente, ma sono ineguagliabili. Io infatti, vedendo un po' questa serie, mi emoziono, perché ho in giardino un Urundai che è caduto più di 20 anni fa, è ancora lì nonostante il clima tropicale e ha reiniziato a crescere. Non è un caso che 4 dei legnami più duri del pianeta Terra si trovano in Chaco, hanno un peso specifico maggiore a 1, significa che affondano nell'acqua, per essere chiari, sono come pietre. Varie di queste essenze resistono alle intemperie senza bisogno di nessun trattamento per decine e decine di anni anche sott'acqua. Eppure tutto questo non ha alcun valore. Oggi chi compra terra in Chaco vede il bosco come un ostacolo, vuole liberarsene il prima possibile per piantare soia o foraggi per bovini. Gli alberi, quelli che non vengono bruciati sul posto, vengono venduti per pochi spiccioli. Una tonnellata in foresta viene venduta per meno di 10 dollari, arrivando all'assurdo di valere meno della sola anidride carbonica che è immagazzinata al suo interno. Ogni ettaro di foresta in Chaco custodisce circa 150 tonnellate di anidride carbonica, 300 se consideriamo anche la biomassa nel suolo. Deforestare è immettere nell'atmosfera gigantesche quantità di anidride carbonica. L'attività agricola a livello globale è infatti responsabile del 15% delle emissioni totali, equivalente cioè a tutti i veicoli terrestri, aerei e navali del mondo messi assieme. Per tornare a immagazzinare quelle centinaia di tonnellate, la foresta impiega decine di anni, a volte secoli. Voglio chiarire una cosa, non si deforesta con la motosega, non è la motosega come noi immaginiamo il problema qua, anzi potrebbe addirittura essere un alleato se usata bene. In Chaco per deforestare si utilizzano due bulldozer collegati con una catena grande come quelle delle catene delle navi. A distanza di 50 metri in parallelo nella foresta viaggiano lentamente e tutto quello che c'è in mezzo viene abbattuto, sradicato e trascinato per terra, alberi, piante e animali. In questo modo, con appena due macchinisti, si può trasformare un bosco in una tabula rasa al ritmo di 70 calpi di calcio al giorno, 5 milioni di ettari in 13 anni. C'è bisogno di distruggere tanto? Se si osservano i dati satellitari, si vede che negli anni la deforestazione è avanzata come un'onda che viene dall'Atlantico verso le Ande. Ha spazzato via foreste vergini, ma laddove si è deforestato 30 anni fa, la pressione diminuisce, si abbandonano molti campi perché improduttivi e si riconvertono naturalmente o artificialmente in giovani boschi, perché evidentemente non c'era bisogno di distruggere tanto. Questo è ancora più evidente se osserviamo a scale continentali. Negli Stati Uniti, in Europa o in Russia, i boschi stanno crescendo. Invece in Sud America, le stesse imprese del nord deforestano senza problema o addirittura esercitano pressioni sui governi locali per abolire le protezioni ambientali. In realtà nella frontiera non si deforesta tanto per produrre. Si deforesta per speculare sul costo della terra, con pesantissime conseguenze ambientali e violenza verso le popolazioni locali.
Paradossalmente, anche se le popolazioni locali del Chaco non generano praticamente emissioni, sono quelle che prima risentiranno della crisi climatica. Con temperature massime vicine ai 50 gradi centigradi e inverni con minime sotto gli 8 gradi centigradi, precipitazioni inferiori ai 500 mm annui, la regione del Chaco semiarido è storicamente ostile ed estrema. Basta un aumento di pochi gradi per renderla inabitabile. È chiaro che la deforestazione massiva di foreste primarie oggi non è più ammissibile nel mondo. Da ogni punto di vista, anche da quello economico, dobbiamo puntare a eliminarla. Localmente occorre stimolare alternative ed è proprio quello che sta cercando di fare il Museo Verde. La gestione forestale sostenibile, le erbe medicinali, l'apicoltura, il turismo comunitario, la promozione dell'artigianato locale sono alcune delle attività da sostenere e da affiancare a quelle tradizionali. Ma occorre anche ristabilire l'equilibrio a livello mondiale. Si spendono milioni per ristrutturare giardini pubblici in Europa e poi andiamo a comprare biocombustibile prodotto deforestando foreste dall'altra parte del mondo. La finanza verde deve pensare globalmente di investire laddove i benefici per il clima sono maggiori. Con poco si può salvare molto. Aiutare le popolazioni originarie a difendere i propri boschi, creare riserve ambientali e comunitarie, bilanciare le economie del Sud America, del mondo e del sud del mondo tenendo conto dei servizi ambientali che danno all'intero pianeta. Far pagare le multinazionali che utilizzano prodotti della deforestazione sono alcune delle strade da percorrere. Signore e signori, la prossima grande sconfitta dell'umanità sarà quella nella lotta al cambiamento climatico. È una certezza matematica, non è un rischio. Oggi siamo qui per tentare di evitarlo ed i boschi del Chaco sono un alleato strategico. Il Chaco ha bisogno di aiuto ed il mondo ha bisogno del Chaco. Diamo il meglio di noi. Grazie. Approfitto solo un secondo per introdurre Fernando Mignarro della Fondazione Vida Silvestre Argentina, che è collegato dall'Argentina. Se fosse possibile... ammetterlo per una breve presentazione. Grazie mille. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primero agradecerle a Ricardo por la invitación a participar de este importante evento. Estoy aquí, yo soy director de conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina y estoy aquí junto a Daniela Gomel, que es especialista en políticas públicas y gobernanza también de la Fundación Vida Silvestre. Y quisiéramos, voy a compartir pantalla, a ver, me dicen si se está viendo ahí. ¿Se está visualizando la pantalla? Sí, bien. Perfectamente. Bien, muchas gracias. Bueno, contarles que para la Fundación Vida Silvestre, la región del Gran Chaco americano y en particular su porción en Argentina es una de las áreas prioritarias por las que trabajamos en su conservación junto a la WWF, red de la cual somos parte y representamos en Argentina, ¿no? Lo que les estoy mostrando aquí es un micrositio que hemos desarrollado donde van a poder encontrar toda la formación, mucho de lo que ya se fue conversando. Como les decía, digamos, en la Argentina tenemos el 60% de la región chaqueña, lo que implica una gran responsabilidad. Y como fueron hablando los que me antecedieron, tenemos un problema muy grave de deforestación, ¿no? Actualmente la situación argentina, el 30% de los bosques chaqueños ya se han perdido, como mencionaba también recién Ricardo. Y en el marco del trabajo que hemos hecho, hemos desarrollado unos escenarios futuros de lo que podría ocurrir al 2028 si seguimos con la situación tendencial, lo que provocaría una pérdida de áreas naturales, o sea, bosques y otros ecosistemas desarrollados vinculados en 4 millones de hectáreas. Dentro de esto, pérdidas de áreas de alto valor de conservación de 1.7 millones de hectáreas y más de 800 millones de toneladas de dióxido de carbono que se estarían emitiendo, ¿no? En la Argentina tenemos una importante ley forestal, la Ley de Bosques Nativos, que si se aplicara como corresponde, reduciríamos esa pérdida a 2 millones de hectáreas. Esto es porque la ley también permite el cambio de uso del suelo en algunas categorías de bosques.
bajaríamos a perder menos de 1 millón de hectáreas de áreas de alto valor de conservación y la emisión de gases de efecto invernadero se reduciría a la mitad. Y si somos más exigentes aún, como el mundo bien lo necesita, como lo han descrito a lo largo de esta jornada, de ir por la no deforestación, realmente reduciríamos por debajo de 1 millón la pérdida o el cambio de uso de áreas naturales no boscosas, pérdidas de áreas de alto valor de conservación y también menos de 1 millón de emisiones de gases efecto invernadero. Desarrollamos desde la Fundación Vida Silvestre una serie de acciones para conservar y promover el uso sustentable del Chaco, ponerlo en valor, darlo a conocer a nivel mundial, trabajar en la promoción e implementación de áreas naturales protegidas, monitorear la implementación de la ley de bosques, ¿sí? y trabajar para incidir en su correcta implementación. Y finalmente, que es a lo que más queremos ir en esta presentación, y le voy a pasar la palabra a Daniela, hemos impulsado lo que hemos dado en llamar el compromiso Gran Chaco Argentino 2030. Daniela. Hola a todos y todas, gracias, Hernán. Me sumo también a las palabras de agradecimiento por la invitación. Contarles un poco brevemente qué es el compromiso Gran Chaco Argentino 2030 que desde Vida Silvestre facilitamos. Es la alianza de más de 110 organizaciones de la sociedad civil y de la academia con anclaje territorial y también nacional, que básicamente desde 2019 nos pusimos de acuerdo y elaboramos conjuntamente lo que llamamos la declaratoria del compromiso por el Gran Chaco Argentino, que básicamente es una hoja de ruta, es una agenda que acordamos que debiera seguirse a los fines de lograr la protección del Gran Chaco Argentino. Entonces, si bien acá hay, en la página que Fernando está mostrando hay un montón de información con los componentes de la declaratoria y algunos videos y otros materiales que pueden ser de su interés, debido al corto tiempo que tenemos, quería focalizarme por ahí en los pedidos que realizamos desde este colectivo, como se puede ver al final, al Estado, al sector privado y a otras organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Y, por ejemplo, para el caso del Estado, una de las demandas que consensuamos realizar tiene que ver con, bueno, lo que venía diciendo Fernando sobre el cumplimiento de la Ley de Bosques, que tiene varios componentes, como por ejemplo la actualización de los ordenamientos territoriales de bosques nativos. Actualmente al menos 2 provincias de la región, que son Salta y Chaco, están llevando adelante sus procesos de actualización de ordenamiento territorial, y allí, bueno, estamos participando. También hay otras normativas pendientes de ser sancionadas e incluso implementadas, asociadas con, por ejemplo, con los compromisos asumidos ante los acuerdos de la Convención de Diversidad Biológica. Respecto al sector privado y en relación a mucho de lo que se comentó acá, tiene que ver con el cumplimiento de la normativa vigente y evitar la deforestación y la conversión de ecosistemas, y allí, bueno, tiene bastante relación con las cuestiones desde el punto de vista italiano de la importación de productos libres de deforestación. Y por último, bueno, ya lo que refiere a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, es una invitación a involucrarse, a participar de los procesos de ordenamiento territorial de bosques nativos, aportar en lo que tiene que ver con la generación y difusión de conocimiento, entre otros puntos. Así que bueno, dejamos abierto. Sí, Fer. No, eso, dar las gracias, que sé que es muy poquito el tiempo, así que de parte mía y de Daniela, muchísimas gracias por esta participación y felicitaciones, sí, por el evento. Un saludo. Bene, noi stiamo avviandoci ya per la conclusione, anche perché ci chiude la traduzione simultanea, quindi no, certamente si potrà parlare se c'è qualche altra cosa, però già in la diretta verso l'America Latina ci abbiamo anche dei vincoli contrattuali, e nuovamente ribadiamo la questione del lavoro che si farà domani con il workshop,
è organizzato in quattro moduli, in quattro principali componenti, che sono appunto la questione della gestione dei sistemi agroforestali e l'uso della materia prima legno in diverse accezioni e forme. Il secondo modulo è l'agricoltura comunitaria e le tematiche che oggi ha introdotto Davide Guarnaccia sulle piante medicinali, le piante officinali e il possibile utilizzo anche a fini economico-commerciali, no? E il terzo è il turismo ecologico in generale, tutte le forme di turismo di prossimità, anche nel senso che Franco Poli ha indicato nel suo intervento, di prossimità non solo fisica perché si fa a piedi, ma di prossimità culturale, di prossimità spirituale. E il quarto e ultimo è la valorizzazione dell'artigianato autoctono, non perché stiamo pensando in esportazione, ma c'è bisogno di una salvaguardia di una serie di strumenti e dei prodotti anche essi storici, ancestrali, che vanno mantenuti, che potrebbero essere perfettamente collegati con per esempio i progetti di tipo turistico. Su questi moduli noi ci stiamo organizzando per discutere, però cercando domani di essere il più concreto e specifico possibile, con proposte già operative e specifiche al riguardo. Quindi vi ringraziamo molto per la vostra partecipazione, non solo ai relatori, ma a tutti quanti, e niente, li invitiamo e ci vediamo domani. Grazie tante.